che noi faremo. In fumble, è il fumble che ho fatto cercando di accendere il microfono. Ma fumble! È spento. Beh, nessun problema, avremmo potuto fare tutta la puntata così, invece abbiamo fatto soltanto 5 secondi. Me ne sono accorto subito. Fumble, fumble now, culo now. Ho scoperto che esiste un incantesimo della seconda dedicato a noi che si chiama fumble. Sì, c'è anche praticamente è un po' alla lontana, un incantesimo potentissimo. Alla lontana c'è una classe di, una classe dedicata a noi, un archetipo, cioè il sacerdote di Beshaba. Ah, che cazzo, che figata. Sacerdote che attira i fan, tira i fumble alla gente, il porta sfiga. Beh, ma non parliamo troppo di fumble, perché l'ultima puntata è successo che uno ne ha fatto uno, che Gianni ne ha fatto uno e non è andata per niente bene. No, in realtà Gianni non ha fatto fumble, è l'altro che ha fatto critico sull'evitare la sua cesoiata. Ah, è vero, che è ancora già. Peggio. È ancora peggio. Come dicevamo, stasera si gioca a Richiamo di Cthulhu. Perché il richiamo? Chi l'ha già chiamato la prima volta? Era occupato. Era occupato, si stava risvegliando. Cioè, penso tappa c'è poca trasmissione. Antichi, premi 5 e richiami Cthulhu. Esatto. Ok. Quello che giochiamo stasera è la settima edizione del richiamo di Cthulhu. Ha premuto 7. È la settima edizione, edito in Italia dalla Raven e lo trovate nelle note alla puntata. Ma soprattutto, se andate su fumblegdr.it trovate /shop, lo shop per comprare i nostri gadget. Il manuale di Urban Heroes con il codice Fumble Now! Fumble Now! E quindi sembra il ragno di fate il regalo all'inizio. quando parte così, con questo, che cambia anche tonalità di voce. C'è la edizione illimitata. Edizione illimitata di Fumble. Del cast di Fumble, che è cresciuto ancora perché tu hai fatto le miniature anche dei personaggi di Cthulhu. Adesso ho visto. Ho fatto le miniature anche dei personaggi di Cthulhu. In realtà, ho fatto anche la miniatura. Bravo, incoraggialo, bravo. Sappiamo tutti che è un problema. Anche perché adesso Iroforge ti permette di comprare il modello e stampartelo a casa. Capisci, Claudio? Basta di entrare su questi discorsi. Io spero di non. Cazzo, potremmo regalare. Dovremmo fare un stampante giorno 3D. No, un giorno che tornerà a casa troverà una striscione con scritto Intervention. Potrebbe essere la cosa ne giusta. Ne ho fatti solo 12 per Cthulhu. Giusto. Mi ricordo, hai fatto. Ha fatto pure gli NPC secondarissimi. Ma proprio secondari in mondo. No, che secondari. Non hai mai fatto la tizia. Spoiler della prima puntata, se non l'avete ascoltata andatevene. Se non l'avete ascoltata state ascoltando la puntata sbagliata. Se non avete ancora ascoltato la puntata di Cthulhu non è un problema. Rose, diciamo che per la fine, la durata della sua apparizione, immaginate al cinema, fosse una famosa e la parte l'hanno fatto fare per risparmiare. Se invece fosse una sconosciuta è perché le hanno dato una parte a caso. In effetti è vero. Sono quelle che quando poi la trovi famosa dopo 10 anni ma era quella che faceva la comparsata lì. Hai fatto miniatura anche di quella. Guarda che ho fatto miniature di personaggi che non si sono mai visti in una puntata. Non è che stai migliorando la tua posizione. Esatto. No. Tipo le icone di 13esima era. Non le avete viste tutte. No. Ma ci sono tutte. Ecco. Capite? Adesso ti fanno scaricare i modelli. È un po' pericoloso davvero perché c'è il 3D Hub. Che è un sacco di sedi qua a Milano. E alla fine per un 10 euro ti fai la miniatura. Ma no, ma a sto punto ti prendi direttamente la stampante e ammortizzi. Sì, nel caso di Claudio sì, perché no, nel caso di Claudio no, perché poi si vende la casa in materiali e dove le mette? Tipo i libri li brucia. È a questo che serve il talento dello stregone della terza, escludere materiali. Vero. Ed è questo anche che servono i vostri soldi, così Claudio può mettere le mensole per mettere le miniature. Andate su QWERTY.it e lasciate una donazione e diventate soci, così fate una donazione tutti i mesi. Dopodiché si animano tutti come in Small Soldier e conquistano Milano, perché sono tantissimi. E visto che la maggior parte guidati dei personaggi non sono personaggi normali. No, no. No, vabbè, no, non sono i personaggi. Ci sono Claudio è il primo a morire. Ciò che c'è dietro. Ci sono 14 coboldi, credo, in mezzo, quindi è molto rischioso. Ma stasera non parliamo di coboldi, stasera parliamo di brutte cose che succedono orribilmente a chi vive in Texas, per la precisione a Oak Ridge. L'anno è sempre il 1861 e siamo sempre di notte nella tenuta, nella piantagione di cotone della famiglia Monroe in fiamme. In cui si è consumato. In lontananza sentite appunto che si stanno avvicinando le guardie della piantagione. Il capo schiavista è già morto. 3 dei suoi uomini sono scappati e non sapete dove siano.
Gli altri sono stati presi dagli schiavi e sono stati malmenati a morte. Mia sorella è morta. Tua sorella è morta. E vedete che Tom è ancora mezzo cosciente e non vi sembra che si stia muovendo irascibilmente, affannosamente, a scatti come gli altri schiavi. Io sono troppo confuso per essere proattivo. Io mi sto nascondendo dietro un posto nascosto. Giovani, su, leviamo le tende, non mi pare il caso di rimanere qui. Mi sembra un'ottima idea, dottore. No, sempre un'ottima idea. Per quello sono dottore. Scuoto la testa, mi asciugo gli occhi lucidi. Sì. La sorella ormai è andata, lasciamo perdere la questione. Chino la testa, mi volto e vado. Torno da dove sono venuto. Non dici che sono stato troppo brusco. Cosa devo fare, padrone? Cosa? Io vado verso Tom. No, vieni anche Tom. Lo vedete che è comunque abbastanza coperto di sangue, non tutto suo, ha un bel paio di ematomi che si vedono, che stanno già iniziando a uscire. Vieni, scappa, ti ammazzeranno di botte se ti trovano qui. Prendiamo non è anche che lui. Già fatto. Indico verso Tom. Tom sei tu. Scusa, l'altra volta ti abbiamo chiamato Tom. Perché è Samuel Tom, gli hanno dato il doppio nome. Era Tom Samuel, era una citazione. È il cognome. No, non ti hanno dato il cognome perché sei uno schiavo. Quindi il tuo nome è Tom e Samuel. Va bene, diciamo che sono Tom, dai. Vai. Sì, no, beh, potrei anche ricucirlo dopo, se caso. Quel labbro già era grosso, adesso mi fai ballare... Andiamo, abbiamo qualcuno da interrogare. E mi avvio. Vi avviate e in lontananza sentite appunto che le guardie ormai sono vicinissime a dove vi trovate voi. E in lontananza... Se dovremmo andare. In lontananza senti tuo padre urlare... No, Rose! Se ne è accorto, è eh? Oh, dai! mi tappo le orecchie e vado... Forse è il caso di andare o al tuo fienile, Simus? Io penso che sia il primo posto. Ricordami di nuovo la pronuncia. Simus. Mentre stiamo andando, se trovo qualcosa di interessante. Non l'hai mai detta bene, non la direi mai bene. Infatti, per tutta la vita, quindi dillo come ti viene. Potremmo andare al mio studio, così ricucio il nostro. Al mio fienile, credo che facendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 al primo posto dove ci verrebbe. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sono 15 edifici in tutto il paese, non è che ci mettono molto. Anche questo è vero. Non preoccupatevi per me, signore, io sto bene. Io mi preoccupo per te, per il loro stato mentale, sì. E se ti ricucio, magari. Ti ricordi qualcosa di quello che ti ha fatto bere? Non hai bevuto. Io non ho bevuto niente, padrone. Ah, ecco. Perché siamo ancora qui? No, ma stiamo camminando. Non so, mi scuso. Perché stiamo camminando così lentamente? Diciamo che la gente scappa dagli incendi. Sì, ah, sì. Da un sacco di cose scappa. Di solito la gente non li appicca. Però hai fatto bene. Andiamo. Ah, sei stato tu? Spaventato. Che? Beh, per carità. Non sapevo cosa fare. Vabbè, non credo ci mettiamo la vita ad arrivare. No. Io se trovo qualcosa mentre stiamo uscendo dalla tenuta, sgraffigno. Cosa vuoi trovare? Boh, una pala. Ah, ok, una pala, la puoi trovare. Palma. Piede di porco, forse. Perché me ne manca uno. Se proprio avviare attrezzo lo prendiamo. Sì, negli attrezzi, degli attrezzi li trovate. Tra pale, un altro paio di cesoie. Io mi avvicino. Tu cosa ti prendi? Ma io se c'è... Siete in una piantagione di cotone, quindi non aspettatevi picconi o... Speravo in un piccone. O dinamite, ecco. No, prendo un... come si chiama quello con tre punte che c'è? Il forcone. Io mi avvicino al dottore. Con tre repi? Il dottore, ma è saggio che il negro si è armato? Scuoto la testa, la testa, proseguo. Mi vedi molto scosso. Potrebbe aver bevuto quella roba. Guardo verso di voi. Potrebbe ribellarsi. Ti dirò, vista la massa di muscoli, se si ribella anche senza forcone. Se non volete che lo prendo... No, tienilo. No, è Monroe il tuo padrone, giusto? Mi volto. Deciderà lui. Mi volto. Prendi quel cazzo di forcone! Proseguo. No, non contro. Prendo il botto. È
ancora tra un, non ha ancora elaborato il lutto. Il lutto! Mi volto, prendo Shimus per il bavero. Che cazzo hai fatto? Che cazzo hai fatto? Figlio di puttana, che cazzo hai fatto? Non mi dovevo portare qui, non mi dovevo portare qui! Crollo in ginocchio e mi metto a piangere. Io avvicino mano sulla spalla. Io mi allontano. Mio caro. Io resto fermo come una statua di marmo. Mi dovevo portare qui, vicino. Guardate cosa è successo. Mia sorella è morta, mio padre. Non è colpa tua. Non è colpa di Shimus. L'abbiamo fatto noi questo casino. Se non fossimo. Tua sorella che era una stronza. Ti tiro un pugno. Ti tiro un pugno. Però ha ragione. Ma certo che ha ragione. Non di meno, sono traumatizzato. Non offendere la sorella del padrone. Era una puttana, in effetti. Ti dico. Sì, no, mi preoccupo di più di lui, però. No, allora, non ho dichiarato cos'erano le decine. Decine, unità. No, liscio! Oui! Cado per terra. No, ma sei bravo, eh! Il cappello! Cado per terra. Ah, capito che questa possa essere una fase di elaborazione del lutto. Va benissimo. Mia sorella era figlia dei suoi tempi, non era una cattiva ragazza. No, era figlia di tuo padre e come tale tu la... Dai che ce la puoi fare. L'hai detto ogni cavolo di sera. Andiamo. La? Cos'è che la? Dai, ridilla ad alta voce, ti farà bene. Monro! Penso che chiamino lei. No, penso che chiamino qualcun altro. La voce di chi è questo? Nelson Briggs. Come fai, sarà con i piedi? Scappiamo. No, io non dico la voce, come fa ad essere ancora in piedi? Io ritrovo la verve. Chi? Quello. Dove? E in quel momento, vedete, si sta avvicinando qualcuno che evidentemente ha una torcia in mano perché... si sta avvicinando la luce attraverso la piantagione di cotone e pensavate che fosse una torcia, all'ultimo vedete che è qualcuno che sta correndo verso Andrew, è Briggs ed è in fiamme. Oh merda! Ah! E gli sparo. Iniziativa. Bene. Facciamo come abbiamo fatto l'altra volta, cioè cioè un bel tiro di destrezza. Ok, no, quindi due dadi... Da 20 destrezza. Esatto, due dadi, uno decimo, un'unità devi fare più basso del valore. Ti faccio... ti dico, praticamente... Non servono i dadi da 20. Mi servono degli altri dadi da 4, da 6. Esatto, sulla base della difficoltà devi fare o questo. Qual è l'altra? Quindi per iniziativa due dadi comunque, sempre. L'altra scala? Sì, devi stare sotto il 30. Azzurro decine. 5. 13. Allora 93 no 39. Mi dovete solo dire se ci siete riusciti o se non ci siete riusciti. Ci siamo riusciti di un bel po'. Io abbondo, molto abbondante. Ci sono riuscito. Anch'io. Ci siamo riusciti. Ma bisogna fare sotto. Bisogna fare sotto, eh? 39 su 70. Ah, no, dove sono quelli da 10? No, ho sbagliato a leggere, secondo me. 13 su 30. 13 su 30. Ok, quindi tu ce l'hai fatta, ma non al massimissimo delle cose. 39 su 70. Di un 40. Tu ce l'hai fatta e basta. Io ho fatto 5 su 76. Tu ce l'hai strafatta. 19 su 80. Anche tu. No, aspetta, questo segno qua cos'è? Il segno è 0. No. Sono tutti da allora 9. Tiro questo. No, va, che devo tirare? Rapidissimo. No. Sì, tanto lo posso far cazzo. 20 su 25. Aspetta, tu avevi la pistola in mano, hai detto. Sì. E gli stavi sparando con la pistola, sì. Quindi devi considerare più 50 la tua destrezza. Quindi su 75 20. 20 su 75. Sono riuscito di 5 al pelo. Roberto. Li ho scritti al contrario. Ah. Sono per primo. Per nostri... Sono primo e per festeggiare sparo in aria. No, non è vero. Cioè, è un solo colpo e è finito. Appena spari nei piedi a appena noi, meglio di lui. Ok. Appena meglio di lui. Sì. Che bello. Palla, e non palla. Posso sotto meglio di lui. Io ho fatto come 39 su 70. Che pazzo Tannen. Okay. Sì. Cosa sta facendo? Ma è merda quella. Io da buon soldato e da buon codardo soprattutto gli miro la testa. A buon codardo poche parole. Ma una volta c'erano tanti di 10. Sparagli Pietro, sparagli ora e dopo un colpo sparagli. Visto che la pistola poi è un piccolo calibro, miro diretto alla testa. Aspetta un secondo, Gianni. Dimmi. Guarda sulla mensola di là, di fianco a sinistra. C'è sotto un bel sacchettone nero. Eccoli. Un sacchettone scrotale, molto bene. Adesso. Di un nero. Sì, mirato alla testa. Se lo vuoi fare mirato alla testa è
un quinto. Scegli tu, perché so che te ne darò due. Mi mira solamente la testa. Io voglio Cthulhu. Stiamo giocando a Cthulhu. Giusto per fregarli a noi, dammi le due a casa. E devo fare un quinto che è un numero piccolo. Grazie. Guarda sotto pistole. Armi da fuoco. Uccidere di pistola. Facciamo che sono invertite. Che c'ho troppo di più dei fucili. Perché nell'esercito usi il fucile più che la pistola. Eh sì. E che cazzo mi porta a fare allora dietro una pistola? Quando non perché puoi, è meglio quando avere una pistola che niente. Quando non fai tempo di caricare il fucile usi la pistola. Un vale, quinto? Cioè. 9. No. 84. Anche se li investivi. È andata bene. Beh, in Texas si spara in aria, giustamente. Beh, se facevo tipo 20, spendevo 11 punti di fortuna. Sì. Ah, è semplice, tu hai un valore di fortuna. Infinito. No, è parte da qua. Ma è Cthulhu, non è. Praticamente. Si ricaricherebbe se facessimo una bella campagna lunga, ma dato che non facciamo una bella campagna lunga. Parte da qua. Mettiamo che tu hai, non so, 30, hai fatto 32 col dado, puoi spendere 2 di fortuna per esserci riuscito. Ok. Cioè, la differenza fra la classe di qualità e un attacco, finito il tuo, la tua azione. Sì. Puoi fare movimento. Puoi fare movimento, puoi schivare la meteora. Schivare lo stesso. Ma non lo fai. No, allora io mi sposto dietro, mi sposto dietro Simus. Ormai perché ha paura della meteora. Prego. Brix ti salta al collo. Bene. È in fiamme, hai detto? È in fiamme. Bene. E 13 ti colpisce. E mi servono i dadi che avevo lasciato in mezzo proprio perché. Che cazzo? Perché? Lasciatemi fare male, no? Esatto. Allora, tu puoi schivare innanzitutto. Sì. Schivare è un'abilità? Schivare è un'abilità. È in basso a destra. Basta a destra. Ah, in basso. Ah, eccolo qua. Bene. Beh, sempre un terzo delle probabilità. E adesso che l'hai detto? Io di un terzo. Io ho 12. Non ti lamentare. Ho fatto 48 su 35, userò la mia fortuna. Ok. 13 punti? Sì. Ho 85 di fortuna. Non la certo. È fortunello. Sei sculato. E vedi che è la fortuna allora che tua sorella è morta. È il figlio di suo papà. Figlio di papà. Ok. Tu lo vedi che ti sta correndo addosso, si lancia verso di te. Gli occhi sono praticamente ormai due cose vuote, ripiene solo di liquido che sta bollendo. Io, terrorizzato, mi ricordo del mio addestramento di scherma. Faccio per schivarlo in una traiettoria che me lo farebbe prendere esattamente in faccia, ma inciampo in un ramo, cado di lato e lui mi manca. Cioè, ricordandoti il tuo allenamento di scherma, ma un tizio era infocato, quello del, mi ricordo che era una schiappa. Eh? Beh, chi è questo? Questo era il capo schiavista. Questo era il capo schiavista. Quello che era ti stato... diceva tu e tu menatevi e vi faceva andare avanti finché uno dei due non sveniva. Capo schiavista che è stato pestato a morte dai tuoi amici. Quindi è strano. Quando ve ne siete andati dall'incendio, lui era una pozza di sangue per terra praticamente. Dottor Cook. Io, visto che è in fuoco, quel cavolo che lo tocco. Dottor cazzo. Sì. No, dottor. Dottor Gallo. Stavo aspettandoti, Dottor Cucino. Ma ho un bellissimo bastone col pomello in piombo. Mm-hmm. Sono abituato ad avere a che fare con gli ubriaconi nei peggiori bar. Caracas. No, in questo caso del sud-ovest. Quindi nell'unico che c'è. Giusto. È anche il peggiore, non è il migliore. Beh, giustamente è anche il peggiore. Sì. Cioè, se devi fare le cose. Mi ricordo all'inizio. Io alloggio nel secondo miglior hotel della città. Ce n'è uno. Ok. Avrai il primo, il miglior hotel della città. Esatto. E anche il secondo miglior. E anche il secondo miglior. E anche il terzo. Sì. E col bastone gli faccio uno sgambetto tale per cui voglio sostanzialmente fargli fare per sbaglio la spaccato o finire a faccia a terra. Allora, se vuoi fare questa roba, lo puoi provare a fare. È una prova di combattere. Perché non c'è nessun altro combattere. Sì, è una prova di combattere, invece che fargli danno gli fai una mossa. Ah, bella lì, ok. Vai. Beh, questo è facile, le decine hanno proprio le decine. Quindi non... quindi le decine sono le unità. Ah, oui, 16 su 45. Qua. Gli fai uno sgambetto in maniera così rapida che
non si brucia nemmeno un pochino il tuo bastone, tra l'altro. Hai fatto di più, ma apposta. E vedete che lui si schianta contro uno degli alberi che ci sono e sentite anche un brutto crack. Ah, ho fatto bene, adesso possiamo andare, no? Era morto anche prima. Evidentemente no. Scemus. Io salto sul carbonizzato e provo a tirargli una cesoiata in testa, no? Staccargli il cuore. Uccidi mia cugina. Sempre non era nei paraggi per caso. Ragazzi, aspetta, posso nel momento in cui lui parte alla carica spostarmi un po'? Cimus si alza, arriva imperando su di lui, alza le cesoie, riabbassa e si sente il mio cane Pechi e muore. Passava di lì per caso il mio unico amico. Io sono benedetto dagli spiriti, sono benedetto dagli spiriti irlandesi, quindi, che però sono... decidono di sfigo fortuna, secondo che sono me. Ubriacati in questo momento, esatto. Quindi ho qualche bonus malus? In questo momento non hai malus. Ok. Che è già tanto. Vabbè, non ho detto quali erano. Quindi. Verde decine. Ok. 24! Grande! Bomba! Lui non schiva, tira per i danni. Mm-hmm. Allora, un di 6 più il tuo bonus 4. Danno. Esatto. Un di 4 qui e un di 6 qui. 4. Come si vede? In tutto? E ce l'hai scritto lì. Quindi valutare più esatto. Un di 4. Esatto. Gli pianti le cesoie nel corpo. Senti che non fa assolutamente nessuna resistenza. E vedi però che si sta già rialzando. Con la testa un po' piegata. Scalena. Un po' troppo. È ancora un po' in fiamme, le tue cesoie sono piantate dove dovrebbe avere un rene, quindi... Ma io non ce l'ho le palle per questa cosa, io faccio un altro tiro di sanità mentale. Adesso tanto lo fate tutti, ah, okay. Tiro di sanità mentale. Ovviamente. Fate un tiro di sanità mentale. Ok. C'è anche una funzione, la sanità... Devi fare sotto. Meno della tua sanità. 40. 48 ho fatto meno della mia sanità. Della sanità che hai adesso, no? Della sanità che hai adesso. Della sanità no. Corrente. Allora, decine sempre... Passata della grande. Io no, 67. 10 su 75, io l'ho vista e shit. Scemos non è pronto a tutto questo e perde 5 punti di sanità. Allora, non è serata per lui. Io mi sono salvato anche perché sono dietro Scemos e quindi ha visto tutto lui. Quelli che ce l'hanno fatta invece perdono 0. Ok. Ma perché è una cosa abbastanza assurda. Sei venuto dietro a me mentre gli tiravo la cesoiata. A chi? Tu ti sei nascosto dietro di me. Quindi sei venuto dietro a me mentre gli tiravo la cesoiata? Io non mi sono bastato dietro, ti sei spostato, no. Quindi non ero io che ti impallavo la misura. Sei tu che sei insensibile. Ma sì, ma dai, in guerra quante persone avrei dato fuori? Sei grosso, mi hai coperto. Quanti mutilati hai visto? Andrew. Mi impressiono come qualsiasi altra persona. Cosa cazzo vuoi che faccia? Io mi metto a correre alla disperata, lontano da questa scena, nella direzione del villaggio. Io non figurati se io mi metto a combattere contro un cadavere spaziale in fiamme. Non ho neanche le palle di giocare a scacchi con mio padre, figurati se mi metto in una situazione del genere a combattere. Beh, io padrone e inizio a seguirlo. Bella mossa. Ottimo. Francis o Alec, come... Ma porca. Se n'è andato l'armadio a quattro ante. Lui l'ha preso a cesoiare. È caduto per terra. Senti che distanza sono da me? Si è sentito un crack. A che distanza è da me? Qualche metro. Vabbè. C'è un... Non stiamo facendo niente. Il suo no, ossigo dentro. C'è una pietra. Era il ventilatore. Sì, ci sono delle pietre. Una pietra mi avvicino. Spam in faccia. Bravo. Posso fare combattere rissa? In questo caso sì. Ero indeciso se usare la pala, però a quel punto magari era più un'arma che rissa. Di urlare Limo! No, non c'è niente. Anzi, gli do una cosa e cerco di togliermi da lì. 45 su 50. Oui, ottimo Roberto. Lui prende una roccia in testa che fa un dado da 4 più il tuo bonus danno, che non so quanto sia. 2 di 4. C'ho
80 di forza. E qua guarda da quello. 2 di 4. Concretamente, a cosa serve il fatto che ho 70 di forza? Ti serve per fare un sacco di altre cose, ma ti serve anche per calcolare quanto bonus danno fai, ma non è una percentuale, un dato da qualche sotto. Cioè, tipo, io non ho bonus al danno. Esatto. Ah, ok. 5. Senti il cranio che si sfonda sotto il tuo colpo. E il possibile mi ributto via indietro. Anche buttandomi per terra e rantolando un attimo. Cioè, okay. Tu però c'hai 20 in meno, c'è lo stesso bonus al danno mio. E lui si alza, dipende anche dalla taglia. Beh, penso anche che comunque il fatto che tu abbia più alta forza implica che è più facile riuscire nelle prove di forza. Banalmente, quindi. Eh sì, se le fai una prova di forza. Ma se io provo a prendere uno per fargli tipo grapple, eccetera, una prova di forza è sempre combattere rissa. No, se vuoi fargli una mossa è una prova di combattimento. Ma anche poi ci sta, perché c'è gente forte. Forse solo per vincere. Ci sono dei palestrati fortissimi che però se si mettono contro un judoka grosso così non riescono a fare niente. Cioè, o un lottatore. Cioè, è giusto. Briggs si alza. Ti tira uno schiaffo per spostarti il più possibile. E 32. Ti dà una manata davanti. No, perché buttandomi mi butto per terra cercando di rantolare indietro. Ah, non ho fatto niente! E mi sposto di là. Morro, torna qui! Tu sei mio! Non sarai di nessun altro! Oh mio Dio! E vedete che lentamente sta continuando ad avanzare, le fiamme lo stanno consumando quasi del tutto, ma lui non sembra accorgersi di essere in fiamme. Supera anche Shimus e fa due attacchi per round. He's on fire. E anche Shimus ti sposta, ma è talmente lento ormai che è quasi impossibile che ti colpisca. E sta però avanzando inesorabilmente verso Andrew. Lentamente, prima o poi tu ti dovrai fermare a riposare. Se le fiamme non l'hanno consumato prima, ti raggiungerà. Bene. Cook. Dottore. Il dottore sposta leggermente il cappello indietro. Si gratta un secondo a ponderare, perché non è possibile tutto ciò. Mi viene in mente il dottore di Nightmare Before Christmas che si gratta il cervello direttamente. È presente? Meno. E alito di rana. Facendo spallucce, faccio vabbè, alzo sempre il bastone sopra le spalle e rotula. Dai. Bravo, sempre le rotule. Gambizzare è sempre una buona cosa. Bambini, se ci state ascoltando, gambizzare non sembra una buona cosa. Ma hoppa! È un fumble. No! E che cazzo! Vai, scusa! Cai! Ma che cai? A me mi sta colpendo. Che puttana. Già 96! 73! Su schivare quanto hai? 35! Aia! Fagli danno del bastone. Non ci credo. Cosa avete contro la famiglia Monroe? Perché? Siamo 4 danni. Aspetta, dove cazzo me li segno? Lì sopra dove hai punti ferita. Quanti ne hai? 11, madonna, che male che mi sono fatto. Io con nonchalance mi risistemo il cappello. È un ops. Scusa. Non ti hai risistemato il cappello prima. Mi sta tirando delle cose, mi sta venendo a prendere, È lui, abbassati quando senti. Aiuto, aiutatemi. Fai un altro tiro di sanità mentale. Sì. Perché 9. Ok, 9. Continui. La paura e il coraggio. Chiedono se la miniatura di Rosa riesce a sognare lo stomaco. Purtroppo no, Aeroforge non è così avanzata. Cazzo. Ma probabilmente faremo una photoshoppata. Guarda, no, se ci permettono di scaricare il modello. Secondo me dici, gli vi mando. C'è Manto che gli mandi un mail con scritto: ho fatto qualche miniatura. Secondo me dovreste aggiungere questa feature. Cose nello stomaco della gente lo fanno. Sì, infatti. E io continuo a essere stabile sulla sanità mentale come tutto. È il coraggio della paura, diciamo. Esatto. Tutto contro Ercole, è il coraggio della paura. Scemus. Le citazioni. Io ormai sono zombificato da questa situazione. Sì, sei un po' una pippa per essere un irlandese. In che senso? Era così cazzo, ti spaventi, ammazzi le sorelle delle persone per bene. Oh, per ora ha ucciso una persona e ha. Sono l'unico che intanto può fregiarsi di aver ucciso qualcuno. Sì, come Hal si era fregiato di aver ucciso qualcuno con lo scudo. Esatto, in questo gruppo di smidollati.
Una donna disarmata. Bello. Va bene, io provo a usare le cesoie stile potasiepe a questo punto. Quindi sulla testa. Da dietro sulla testa. Le cesoie sono uno strumento versatile. Bene, 94. Io sono troppo lontano. Per uno non hai fatto fallimento critico. 96 è il fallimento. Ah, ok. Anche lui 95 no? No, 96. 96. Lui ha fatto esattamente 96. Se no con quelle cesoie, guarda che... Se no tipo arrivavo lì, ti toglievo le cesoie e ti dicevo no, no, no. Me ne andavo portandole via e lasciavo l'avventura. Esatto, come i cagnolini quando hanno fatto casino in casa che ti hanno distrutto la casa. Per la seconda volta. No. Andrew. A un 2%. Io non vorrei essere ridondante, però io... Continui a scappare. Corro. Fai, allora inizia a fare una prova di costituzione. Sai cosa faccio inoltre? Dico. Perché io ti sto. Cioè, sto venendo verso di te per aiutarti comunque. Se ci raggiungi, mi devi aiutare! Mi vuole morto! Costituzione. Lascialo stare! Sì. Cade! 20. Wow. Ok. Se stessi combattendo, mi starei aiutando tantissimo. Non sto facendo niente di utile. Dai, esca. Se il tizio ha ancora una coscienza, sentirsi dire da uno schiavo cane, secondo me potrebbe alterarlo. In effetti E sta Tom. Io cerco con il forcone proprio di infissarlo per fermarlo, proprio lo carico ignorantemente come se fosse una lancia. Bravo, ignorante la tua forza. Combattere. Decine questo critico. Superato 67 su 75. Minchia, è 75 di e bomba. Incontri clandestini tra schiavi. Bomba, che devo fare danni, un D4 più lui D4. Tira ma con lo svantaggio. Abbiamo i muscoli e non evita. E tu, il forcone fa un dado da 6, okay. Come le cesoie. Un di 6 più un di 4. 5. 3 e 2, 5. Lo prendi. E urlo. Lo prendi nello stomaco, senti che lui sta facendo forza e sta andando avanti sul forcone. Io voglio tenerlo fermo. Arriva fino in fondo ai rebbi e sta cercando di prendere Andrew, solo che è come se non ti vedesse proprio. Sta cercando di allungarsi verso il tuo padrone che sta scappando dietro di te e tu lo stai tenendo fermo immobile col forcone. Gli hai trapassato lo stomaco, ci sono le cesoie piantate dall'altra parte, ma questo sembra non averlo ancora fermato. Soprattutto sembra ignorare anche il forcone. Sembra ignorare anche il forcone, anzi, quando l'hai colpito ha fatto quella tipica cosa da mostro cattivo dei film. Che se lo pianta dentro di più per andare. Guardandoti, è l'unico momento in cui ti ha riconosciuto che ci sei e poi si gira e continua ad andare verso quello che c'è. Ciao, Urukai. Esattamente. E sta Francis. Francis, le cesoie c'è ancora lui in mano o sono attaccate no, sulla schiena del tipo? No, c'era più di un paio di cesoie in realtà. Ah, ok. Una ancora piantata nel tipo. Una di quelle che è piantata nel tipo, mi avvicino, prendo le cesoie. E le apro. Bellissimo. Beh, in realtà no. Sì, perché non noto tanto il fatto che non si sta muovendo. Non sono uno da andare a tagliargli i tendini. È una prova di forza. Apro. Vedi a cosa serve la forza. 29 su 70. Oh. Vabbè. Lo tagli a metà. Fagli un dado da 6 più il tuo bonus. Cos'è e poi con il prossimo gli taglio la colonna vertebrale. Ulla, 8 danni. 8 danni. Lo taglia a metà e vedi che fa per un ultimo con le cesoie in testa. Vedi che quando l'hai aperto a metà gli hai tagliato anche lo stomaco e sta colando di sotto un liquame verdastro un po' denso. E tu senti che proprio ti cade a peso morto. Croc! Continuo a cercare di colpire un forte. Sì, siamo in due che lo stiamo picchiando. Sì, io proprio infierisco. Io mi volto un attimo e mi faccio, andiamo, ne arriveranno altri. Quando si allontanano tutti gli do altri due colpi e poi mi porto via le cesoie insanguinate. Strano che tu non l'abbia borseggiato. Se ha qualcosa di interessante addosso, le cesoie. No, era in fiamme. Ha qualcosa di interessante addosso, le cesoie. Me le porto via di tanti. Padrone, state bene. Vicino. Sì, grazie, ti abbraccio. Grazie, mi hai salvato. Grazie. Sullo schiavo. Ti stavano facendo combattere, invece tu mi hai aiutato lo stesso. Grazie. Dottore. È un onore servirvi, padrone. Dottore. Sì, e sto guardando il liquido verdastro. Prendine un campione. Cioè, come se avessi sempre fialette con me, tirando fuori una fialetta. Imbevici il fazzoletto, fai quello che vuoi. No, ma fai un tiro di fortuna, vediamo se te lo sei portato dietro una fialetta.
che non è normale. Andiamo ad assaltare una piantagione e mi porto una fioretta. No. Ecco. È una cosa, però, ricordiamoci che tu avevi la fioretta del. Col pifero che uso quella. No, aspetta. Era semplicemente una nota a margine. Ricordiamoci che tu hai un campione di qualcosa. Cioè, me lo ricordo io, perché sono l'unico a saperlo. Io. E chi è che aveva la fiaschetta di liquore? Ci metti un sacco a svuotarla. Io avevo la fiaschetta di liquore. Vieni a prendere, vieni a prendere. AJ! Andiamo, no! Andiamo! Sono abbracciato la a fiaschetta. Tom. La fiaschetta! Berremo dopo, andiamo! Vabbè, uso il fazzoletto! Che no, schifo! Vabbè. Voi irlandesi! Sì, ma ci muoviamo? E infatti, andiamo! Mi volto verso Tom, gli prendo le mani, gli prendo il viso per le mani e gli faccio: tu non mi chiami più padrone, noi siamo amici, noi siamo amici! Amici, andiamo! Vedi che faccio sì con la faccia... Io sto saltellando sul posto davanti a loro, per dire, su! E di buon passo. E di buon passo scappate dalla piantagione, vedete che l'incendio probabilmente è stato abbastanza... contenuto, lo stanno ancora spegnendo, però non mi sembra che abbia preso la piantagione, anche perché comunque non c'è stato un gran periodo di siccità e le piante erano sane, quindi non si è espanso troppo velocemente. Sta ancora bruciando qualche edificio, quindi sicuramente la casa di Briggs e il magazzino sono completamente andati. E correndo fuori dalla piantagione vedete Oakridge mezz'oretta di cammino da voi. Ti dico dove vado, perché io una cosa nella vita la so fare: spendere soldi e avere credito verso le persone che conosco. Io non vado dal tipo il mio migliore amico qui, ok? Vado tipo da una persona per cui ho delle simpatie, con cui a cui magari già ho fatto qualche cazzo, non so, qualche favore, qualche regalo che mi ha in buona, senza che sia il mio migliore amico. La mia intenzione è andare lì, dargli, cioè fare un tiro di valore di credito per dargli una buona mazzetta, cioè dargli un bel po' di soldi e dirgli: prenditi il rischio di nasconderci, se per caso non ci trovano, di questi ne hai 10 volte tanti. Ok. Ok. Uh, 64 su 70. Ok. Ti rechi in città e vado da Sam Everford. Ok. Sam Everford, che come si dice è un buon, una nuova miniatura, è una buona bottiglia, è un buon bevitore. Io preparo il cesoio. È una buona bottiglia, ce ne sono tanti che rimangono di amici qua. Allora, stavo dicendo, una buona bottiglia, nel senso, non nel senso che è uno che si inciuca, ma è uno a cui piace bere bene. Io e lui avevamo scambiato un po' di, come si dice, un po' di roba buona, perché lui era l'unico col palato sufficientemente allenato ed evoluto, a parte l'irlandese qua, per bere un po' in compagnia. E vabbè, poi bere in compagnia con la bottiglia vuota, Lo so perché lo siete. Vado da lui perché so che è una casa abbastanza grande, probabilmente ha la cantina per i vini, e di conseguenza potremmo nasconderci lì, non è detto che lo sappiano che ce l'ha una cantina. Vado lì, gli dico, in nome dell'amicizia e di questa mazzetta di soldi bella cospicua, ci vedo fare un in nome dell'amicizia porgendogli soldi, esattamente $40. Questo è quanto, ecco, ti sono amico. Apri il tuo cuore, chiudi la bocca e facci entrare. Non si dice la mente contraria. Questa volta deve stare zitto. Sì, entrate. Si guarda un attimo in giro. E chi è quello che ha la fortuna più bassa di voi? Io 41. Io 40. Io 72. Wow! 67. Cioè, giochiamo io lo schiavo. E allora, Tom, fai un bel tiro di fortuna. Fortuna. Decine, 4, devo fare 0. Zero! Sì! Bomba! Entrate e appena lui si chiude dietro la porta, sentite la porta dello sceriffo aprirsi, perché sentite i cavalli arrivare in paese e una voce che ti è familiare, quella di tuo padre, urlare: sceriffo! Dobbiamo trovare mio figlio e i suoi amici! Io mi volto verso Sam e gli dico: Sam, adesso sei dentro
a questa cosa con noi, che tu ci consegni o meno, sappi che ci andrai lo stesso di mezzo, quindi non ci devono trovare. Fai una prova di convincere, persuadere. Io invece voglio vedere, posso però provare? Sei col vantaggio, posso provare a vedere, io voglio capire se lui è stato abbastanza convincente, perché sennò sono pronto con le cesoie. Quanto ho di persuadere? 30, ho fatto 40, era 3, non era 45, ho fatto 43, spendo la fortuna. Ma no, scusa, i 50 di persuadere. No, ma che deficiente, ho detto pilotare, ce l'ho fatta! Col vantaggio. Cioè, se ti metti lì davanti gli fai... Claudio è talmente dentro il personaggio che si sta rincoglionendo come... Ragazzi, io sono convinto di essere incompetente. Ho letto male, su via. Grazie. Prego. Sì, chi l'ha risolta questa situazione? È chi ha piantato la cesoia nella sorella adesso? E chi ci... Lui e lui. No, ti ricordo... E io no. Allora, io ci ho pensato tutta la settimana e potrei aver risolto un problema in anticipo. Cioè, un personaggio ostile antagonista eliminato all'inizio subito. Certo, giusto. Che era quello che il mio personaggio effettivamente ha anche in realtà pensato. Fatto la giocata da power player, perché è stato un incidente, ma la volevi uccidere perché sapevi che sarebbe tornata a romperci le scatole. Esatto. Ho fatto al dottore te lascio lì, io comincio, tu finisci. Ora cosa facciamo, padrone? Adesso ci nascondiamo e non ti preoccupare, adesso qua siete al sicuro. Vuoi questa sedia? Qua siete al sicuro, tanto no, so fatto. Sì, è già successo. No, non la fumble. Ah, ok. I soldi di tuo padre, tanto prima o poi andranno a te, se sopravvivi. Quindi, esatto. Io adesso ti do una mano. Tu ti ricorderai di me prima o poi. Va bene così. È quello che succederà. Tanto tuo padre non sta particolarmente simpatico già adesso. No. Vorrei anche vedere chi gli sta particolarmente simpatico mentre vado a cercare un lume e un tavolo un attimo per... Non parlare male del padrone. Zitto tu, che cazzo vuoi capire? Beh, un minimo, non è che devi ragionare. L'ho visto parlare con il dottor Greenwood e sembrava che fossero parecchio amici. Quindi almeno un amico ce l'ha. Anche Briggs mi sembra che gli sia simpatico, è violento al punto giusto. Simpatico a chi? A Morrosegna. Ah, ma tanto è morto. Morro senior? No, Briggs. È già tuo matrimonio? Ma l'ho sentito, parlava fuori. No, il dottore ha bevuto troppo stasera. Briggs! Ah, Briggs è morto? Sì. Ma l'ho visto oggi pomeriggio, era vivo. Gli è capitato un incidente. No, non voglio sapere niente di incidenti allora. È morta anche la sorella? No, basta. Shh, meno sai, esatto. Meno beh, sa tutto quello che serve. Comunque, per caso, hai un lente di ingrandimento? Non capisco. Purtroppo non sento bene, devo andare a farmi... Esatto, devi andare. Esce della porta. Vabbè, ci vediamo... parlate per i fatti vostri. Io ho visto un tavolo, ho da fare. Io cerco via di fuga. La cartina! Da cui siete entrati. Se qualcuno dovesse entrare dalla porta. La porta da cui siete entrati. Siete in cantina? Mi piace questo posto. Ma io dai, provo... Vi ha lasciato una lanterna a olio. Ci sono le bocche di lupo? No, no, una cantina nel Texas del 1861 di un questo tizio. Questo non qualunque toglie il fatto che ci siano delle barbacani, no, eh? Le cantine per i vini sono quelle scavate nella roccia, i crocchi. Era per capire il livello della cantina. Sì, penso che sia proprio un crotto, cioè. Posso parlare, padrone? Certo, posso parlare? Sì. Secondo me dobbiamo lasciare questo posto. Aspettiamo la notte. È già notte. La città più vicina è a giorni da qui. Ci servono dei cavalli. Ma soprattutto... No, aspetta. Noi prima dobbiamo capire cosa cazzo stanno facendo. Non possiamo... dobbiamo andare a denunciarlo. Abbiamo le prove. Non usare tutta quella roba, eh. Quale roba? Quella che stai... Ah, non stai... Sto leggendo un libro io. Quella che... Ah, no, io aspetta, non l'ho visto, non lo so. Cazzo. Come non detto, ricominciamo. Ci servono le prove. Dobbiamo denunciare questa cosa. Sei molto stretto con tuo padre, immagino, come tutti i signorini delle... No, in realtà, no. Potrebbe capitargli un incidente. Ma che c'entra? Potrebbe, mentre sto leggendo. Beh, allora, forse potrebbe. Come degli schiavi hanno ucciso tua sorella e il tizio, quello lì pazzo, potrebbe accadere un altro incidente. Sì, ma... no.
scaricare sugli schiavi no. È l'unica cosa che si può fare anche se non dovessimo non dovesse capitare un incidente, altrimenti come fa a spiegare? No, no, tu non hai capito, gli schiavi sono gli unici alleati che abbiamo. No. Ma no. Sono morti tanto. Ma veramente io ne ho visti più vivi che morti. È normale che degli schiavi si alterino se vengono fatti picchiare tra di loro. Scusa, ma secondo te in questa cittadina di malati di mente l'unica forza che c'è sono gli schiavi. La piantagione di suo padre ha 800 schiavi, cioè ne saranno morti 10 prima. Sì, sì, ma la mia domanda è semplicemente chi è che ha ucciso gli uomini del capo della piantagione? Gli schiavi non si ribelleranno mai. Chi è stato a uccidere gli schiavi? Non si ribelleranno mai. Qual era la città più vicina? Rancho Seco, Colorado, Armadillo. Come no? L'hai visto anche tu? Arriviamo ad Armadillo. Ma chi ha ucciso gli uomini di tuo padre? Arriviamo ad Armadillo. Sono gli schiavi. Dopo che gli era stata somministrata quella sostanza. Ma quella non ho è capito, che ma cambiare. Erano 10 schiavi contro gli altri 790. Potrebbero aver preso anche suo padre e la voglio sorella. Veramente suo padre. Mentre loro parlano, io voglio fare un tiro di intelletto. Testa politica. Messi bene. Perché? No, ma in realtà io sono anche istruzione. Perché il discorso fondamentalmente è questo. Io voglio capire se io vado dalle forze dalla legge ad Armadillo, proprio dalla legge, ok? A dire cosa è successo, se A abbiamo un alleato, B probabilmente sono loro che hanno commissionato la cosa per l'esercito e quindi non gliene frega un cazzo. C, mio padre li avrebbe comunque nel taschino e quindi non ci serve a niente. Cioè, devo capire cosa posso aspettarmi, perché il fatto che abbiano fatto sperimentazione sugli schiavi penso che non freghi niente a nessuno. Però, o quantomeno ad Armadillo magari da chi posso andare per cercare aiuto, perché nella mia testa gli schiavi non sono degli alleati, o meglio, sì, sono degli alleati come lui in una situazione di emergenza, ma per quanto siano 800 non si ribelleranno mai. Noi dobbiamo solo giustificare Briggs e tua sorella. Gli altri sono stati uccisi dagli schiavi. 71 su 73. No, 17 su 73. Sono due in più. Perdonami. Allora, lo sceriffo, sai che stranamente è una persona molto ligia al dovere, a differenza di altri sceriffi texani che sono più interessati a non essere disturbati che a fare effettivamente il loro mestiere. E non ha una grande simpatia per tuo padre. Detto questo, quello che sta succedendo e che avete visto succedere alla piantagione non è illegale. È vero. L'unica cosa illegale che è successa è che Sheamus ha ucciso tua sorella con delle cesoie. E che noi abbiamo ammazzato Briggs. Briggs l'hanno pestato gli schiavi. Esatto. Però le cesoie, qualcuno degli altri che era lì presente, che poi è scappato, Briggs l'abbiamo ucciso noi per noi. Sì, va bene. Allora è un aggravante. Appunto. Però comunque la cosa minima è che lui ha ucciso la sorella di Monroe. E il fatto che lui abbia ucciso la sorella di Monroe è più grave. Ah, chiaro. Che abbiamo voi abbiate ucciso Briggs. Ma anche perché Briggs non conta un cazzo rispetto a sua sorella. Ed è 100 volte più per quello. Ed è 100 volte più grave. Ed è un numero, cioè nel senso è infinitamente più grave del fatto che abbiano fatto bere strane sostanze agli schiavi. Che quello non è assolutamente legale. Non è illegale. Sono schiavi, è vero. Non gliene frega niente a nessuno. Quello, gli schiavi che sono già morti potrebbero aver ucciso tua sorella e a tuo padre potrebbero evitare un incidente. Ci sono tre testimoni. Sì, però se lui diventa il lord della cosa, no, però aspetta, non hanno visto, in realtà loro erano scappati prima. Sono scappati, non puoi essere hanno visto sicuro che non avevano potrebbero hanno aver visto Sheamus che ha cesoiato la sorella. No, loro erano scappati prima, cioè scappando potrebbero averlo visto, qualcuno potrebbe aver lanciato un'occhiata, non però sai nemmeno quanto lontani fossero andati, magari erano dietro l'angolo. Sì, ma anche se fossero scappati nel momento in cui tu sei il padrone della piantagione, quelli loro non vale niente la loro parola. Vero. Tutto quello che deve capitare è un piccolo non vale, non vale niente se decidi di pagare il giudice. Certo, chiaro. Per lo sceriffo, per come lo conosci, la loro parola vale. È chiaro, certo. Poi bisogna vedere il giudice che cosa... Però chiaramente, visto che lui sarebbe il lord di una piantagione, non gli viene abbastanza facile corrompere il giudice. Però a questo punto bisogna... Certo. I tizi non hanno soldi. Il suggerimento suo implica che voi uccidiate tuo padre facendolo passare per gli schiavi. Molto umano. O per un incidente. O per un incidente. O pagando di più il giudice.
Per uccidere mio padre, peraltro. Per uccidere tuo padre. Giudice. Esatto, è il giudice Dredd. Giusto. L'altra cosa è che avevi chiesto da chi puoi andare a Oak Ridge per avere aiuto. Sì. E le persone non sono tantissime, perché la maggior parte delle persone tende a farsi gli affari propri e preferisce tenersi fuori da qualunque cosa. È già tanto che tu abbia trovato Sam perché gli hai dato un pacco di soldi. Non c'è un pastore, magari, no? Il prete c'è, l'avete anche conosciuto, ma sai che è pappa e ciccia con tuo padre. Oui. E è caffè quello. No, guardavo quando. Quindi dal non esagerare. Bene. Oh, che ti fa male tutto quel caffè. Dobbiamo fare anche il caffè, sta lì, cioè, nel senso. Se vai a prendere il caffè, riempire. Già che sei in piedi. Esatto. Esatto. Quindi il prete è una persona da escludere. Tra tutte quelle che ci sono, che come dice una delle voci della testa potrebbe aiutarci con le cose contro natura, ma il problema è che non sono la cosa più pericolosa a cui vero. No, esatto, perché portare anche una bottiglia quando può portare solo una mezza brocca. ma perché tutto quel caffè gli ha dato la testa. No, l'unica altra persona che ti viene in mente che potrebbe essere un po' dalla vostra parte, però non sai nemmeno qua che effettivo aiuto vi possa dare, è Samuel. È il Jackson. No, non è uno schiavo di colore. Avrebbe risolto in qualche modo. C'è Blake anche, come si chiama lei? Samuel Powers, che è un ex Texas Ranger. Ormai è troppo vecchio per certe cose. È troppo vecchio per certe puttanate. Però sai che è una persona integra. Ok. E sai anche che ha abbandonato i Texas Ranger e non si è nemmeno offerto per andare in guerra, proprio per evitare di doversi trovare nella situazione di o uccidere dei suoi concittadini o trovarsi a uccidere degli schiavi che non vorrebbe uccidere, perché certo, comunque sai che è uno di quelli buoni. Capito. Ma vogliamo veramente una persona integerrima, ma a questo momento? Beh, io non ho detto ancora niente. Okay. Cioè, sto pensando. E poi dico anche, Tom, ma voi dove ci sono gli altri tuoi compagni, voi non avete un posto magari dove nascondere? No, padrone, noi non abbiamo nessun posto. Nelle case, non lo so, nelle vostre case, nei campi, conoscerete quei campi? No, vostro padre, voi conoscete ogni posto, non c'è nessun posto, padrone. Giuro, non c'è nessun posto. sì, hai ragione. Claudio, te lo giuro che se la scusa di mettere quest'altro personaggio è solo per fare una miniatura nuova. Lo scherzo dell'intervention sarebbe uno scherzo. Potrebbe non essere più uno scherzo. Intanto noi stiamo quatti quatti come i ratti. Io cerco di farmi un posto per nascondermi. Che se arriva qualcuno e inizia a sparare e ammazzare tutti loro, io magari riesco a sgattaiolare, risalire le scale e andarmene. È estremamente difficile. Fai un tiro di fortuna. Me lo faccio. Fai un tiro di fortuna per vedere se c'è lo spazio. Okay. Cioè, nasconderti, riesci a nasconderti. Bisogna vedere se c'è anche qualcosa per fare la mossa. Direi proprio di no. Ti sei nascosto. Cioè, un bel barilone di quelli da vino. Non riesco a farla mangiata. A proposito, io apro una bottiglia e bevo. Okay. Cioè, io ho i nervi a fior di pelle. No, invece che Tom è molto tranquillo. Tanto è vero che si rannicchia in un angolo e inizia a riposare. Cosa c'è di altro dentro la cantina? Cthulhu. No, ci sono Dagon. Un bel po' di alcolici. Blog. Allora io sai che cerco di richiamare le mie conoscenze di occultismo. Pensavo Dagon. C'è una leggenda che mi richiama qualcosa tipo quello che è successo. Sì. Allora io di occultismo. Sì, ti odio Morrotti. 50, decine verde. 19 bomba. 50. Hai sentito dei racconti provenienti più che altro da marinai che sono andati verso le isole più tropicali e sono tornati poi negli States. Okay. Di racconti di gente morta che torna in vita. Chupacabra. E in genere c'è
una persona chiamata necromante che è in grado di riportare l'anima che se n'è appena andata in un corpo e permettere a questo di muoversi. Qua necromante si può dire? No, è un'offesa qui. Ma come no? Quasi in qualsiasi sì, perché lo stai paragonando a una bestia. Ah, giusto, giusto. E... necromante per quello. Necromante. Esatto. Necromante è nato appunto nel 1800 per evitare questo. Certo, giusto. Questo è impasso. Importante essere... è importante. Sai anche che in genere questa persona deve essere vicina alle persone riportate in vita, perché se si allontana queste tornano a essere cadaveri. Dottor Randazzo, come si chiamava il dottor Greenwood? Greenwood. Ed Green, dottor Randazzo. Sei marcio. Dottor Randazzo, te ne intendi di occultismo? No, tra le altre cose. Ma sai cosa dico? Senti tu, ah scusa. Che scusa, anch'io ci penso. Sto dormendo. Allora, vedo se lo so anch'io. Perché le storie ne ho scambiate tante con lui e ho letto molto per dilettarmi e per combattere la noia, quindi magari lo so anch'io. 18 su 30, quindi lo so anch'io. Bene, giusto per. Io uso il mio occultismo per nascondermi. È tutta per occultarti. Per occultare un'altra cosa. È quello più utile. Io voglio provare a svegliare Tom. Sì, però ogni volta che dice svegliare mi aspetto Cthulhu. Non mi sono ancora addormentato, vedi che sono nell'aria, gli occhi un po'. Io mi avvicino a Tom e gli dico: senti Tom, mi alzo, tu lo conosci, sì. Stai seduto, non ti devi alzare di fronte a me, seduto. Io non sono un proprietario di niente, non sono il tuo padrone, non sono niente, sono un tuo amico, punto. Faccio nel campo avete una sciamana, una strega, un qualcuno che richiama le antiche arti delle origini del vostro popolo? Qualcuno c'è. Ma come le vedrebbero queste cose i bianchi dal mio punto di vista? Oh, malissimo, siete oltre che delle bestie, siete pure sacrileghi. Oh. Faccio un cenno di no col capo, semplicemente. Tom, non mi prendere in giro. Io non sono il pastore, non sono neanche il tuo proprietario, te l'ho detto. Beh, guarda, vedi. Questa è una cosa che va combattuta con le stesse armi con cui nasce. Quindi se c'è qualcuno tra i tuoi che ci può aiutare, noi lo dobbiamo sapere. Io mi siedo di fianco a te, ti metto una mano sulla spalla e gli dico: mio padre vi sta drogando e vi sta facendo ammazzare di botte, vi sta facendo menare anche quando siete già morti. Non glielo possiamo lasciare fare. Io lo so che le mie orecchie non dovrebbero sentire alcune cose. Lo so che io sono sempre stato il padrone, lo so. Mi vengono gli occhi lucidi, gli dico: lo so che mi sono voltato dall'altra parte mentre voi soffrivate come degli animali. Però se adesso non vogliamo che le cose peggiorino, dobbiamo collaborare. Cosa devo fare, padrone? Ma, te l'ho detto, siamo amici, non sono il tuo padrone. Tu mi hai salvato la vita. Io... Siamo tutti amici, no? Sì, siamo tutti amici. Oh, parlate un po' per voi, eh. Se c'è qualche sapiente, amico. Qualche persona fra i tuoi che può aiutarci, che può aiutarci a capire questa magia, questo sacrilegio, gli dobbiamo parlare, perché non abbiamo nessun vantaggio. Dovremmo andare a parlare con Greenwood, ma se uscissimo da qui ci beccherebbero. No. Beh, io credo che tu non abbia capito una cosa. Greenwood è... Io non ci parlerei, io lo farei fuori. Io lo ammazzerei di botte dopo averlo fatto parlare. Ma che cosa ci serve farlo parlare? Lui è la minaccia, cioè da quando lui è arrivato e è andato oggi pomeriggio a pascolare dentro la piantagione, poi sono successe. Io... E la neve, che non era neve ma era cotone congelato. Sì, io lo so che voi cercate di avere un atteggiamento semplice alla risoluzione dei problemi, ma noi non sappiamo se lui fa parte di un consorzio oppure no, se questa cosa è prodotta in scala oppure no. Lui è l'unico che sa quali sono, oltre a mio padre, quali sono gli eventuali accordi, che cosa c'è dietro, e noi prima di togliere di mezzo lui lo dobbiamo scoprire, perché questa cosa potrebbe essere non soltanto qui, potrebbe essere anche altrove, e noi non possiamo soltanto pensare che risolte le cose in questo paesino del cazzo di Oak Ridge saranno risolte per sempre. Quindi gli dobbiamo parlare, perché non sappiamo cosa c'è sotto. Giusto. Mi leggo un dito e giro un'altra parte. A proposito, quanto accuratamente vuoi leggere questo libro? Lo sto leggendo.
Ok, tira un dado da 6. Cioè, aspetta, perché non so cosa tu comunque. No. Perché non so. Adesso. Aspetta. No, il dado da 6 quando lo tiro, si tira un dado da 6. Però è un. Si sta balbettando qua. Sto comunque passando in fretta le parti che non mi dicono un cazzo riferito ai fatti contingenti. Ah, sì, va bene. Cioè, sto cercando di farmi un quadro generale di, del proprietario e di cosa sta succedendo. Cioè, se mi dice il giorno tocci c'erano le rose, sei! Perdi 6 punti di sanità mentale. Se mi spacchi la roba, però l'ho spaccato io. Perdi 6 punti di e ha fatto mentale. Anche Wii! Sei Wii! Perdi 6 punti. Molto bene. Stasera sei a rischio di spaccare una sedia e un piatto. E la sedia perché è rallentata. E poi segnati dove c'è Miti di Cthulhu un 1%. 1% e basta, cioè uno nel normale. Uno. È Cthulhu che ha detto che sei un mito. Anche Max Pezzali. Ah oui. Forse Max Pezzali ha fatto più danni, però. Non lo so. Dipende dalla canzone. Vero. Lo sfogli, quello che ti rendi conto è il fulcro di questo diario. All'inizio è proprio un diario, dopodiché diventano appunti su quel liquido verdastro che, di cui ti sei preso una sì, un campione, dose, diciamo. Un campione. Di una roba una dose, di un'altra un campione. Sì, hai un campione del liquido verdastro, hai una dose della... La boccetta, va bene, è un campione, è una dose. No, eh no, perché cosa. Dopo invece dal cadavere del non hai preso riuscito... niente. Col sì, ho detto col fazzoletto tiro sul la schifezza. Ha del vomito di zombie. Ok. Che si sta spalmando sentito. In faccia. Non avevo sentito che okay. Prendevi un fazzoletto e lo prendevi su. Ma non mi ha detto perché mi aveva detto usi il fazzoletto. Ma è una boccetta. La boccetta. La boccetta non ce l'ho, vabbè, che schifo, uso il fazzoletto. Ok, mi ero perso, no, vabbè, uso il fazzoletto. Vabbè, allora sì, hai anche un fazzoletto sporco di buco, ma non mio, un tuo tra l'altro. Vantiamoci. Ah, non è mio questo, è un Chateau Vomit del 72. Sento una nota di tequila del 74. Quello che leggi, bene o male, è che questo tonico viene fatto prendendo dei cadaveri, bruciandoli in una maniera particolare, estraendone delle ceneri che sono trattate chimicamente e vengono mescolate con delle altre sostanze che sono abbastanza esotiche e difficili da recuperare, e agitando bene diventa un tonico che è in grado di far andare avanti, vedi che parla proprio di soldati, anche nella peggiore delle situazioni. Yatta, scusate il tonico, mi rimane in mente Yatta, non so. E in fondo, mano a mano che sfogli le pagine, vedi che ogni tanto si fa anche riferimento a i membri della Opus Magnum. Oh, dottor Cook, che ricordi? No, che futuri. Ah, giusto, che futuri, hai ragione. Eh sì. Queste sono le scintille della Opus Magnum. Vuol dire che non ci siamo riusciti? Noi? No. Merda. Avete magari salvato anche Oakridge, però è qualcosa di più grosso. Non credo. Comunque neanche quello. Probabilmente. Che gran schifo. Sì. E io vado avanti a leggere. E quindi se tu muori vuol dire che hai già figli. A un certo punto mi spazientisco e ti dico, la vuole smettere con la letteratura? Sì. E ti rendi conto adesso che non ho cagato niente del discorso finora che avete fatto. Scuoto voi la testa. Ah, che sta leggendo? E guardo sopra la sua spalla il libro. È vecchio amaro del capo, nel senso che prendono il capo, lo strizzano, lo riducono in cenere. È proprio vecchio amaro del capo, capisco. Vedo che è un diario? Sì, è un diario. Dove ci sono le scenerie di indiani, succedono sempre brutte cose. È un diario, è scritto, non è cifrato in nessun modo, è proprio, sono appunti scritti in maniera molto tranquilla. Cos'è questa roba? Eh? Cos'è un questa libro? Roba? Ah, il diario del dottore. Posso vederlo? Quando l'avete preso il diario? Sto leggendo un attimo. Posso vederlo? Qui dietro nella carrozza, il carro del dottore. Quale carro? Quello sì. Che abbiamo aperto.
Tranquillo. No, no, bravi, bravi. Ah, quindi abbiamo il diario del dottore. È stato il dottore a prendere il diario del dottore. Questa è una prova. Da parte di un dottore. Questa è una prova. Sì. Solo un dottore poteva prendere il diario del dottore. Beh, capirlo magari. Boh, aspetta che non ho guardato. Perché no, non è firmato. No. Ma questi cosi che allora si muovono, che sono... Tu l'hai detto quella storia lì, sì, perché l'hai raccontata a lui. No, tu l'hai, la sapevi anche tu, quella dell'occulto. Sì, l'ho mm-hmm. Tu l'hai raccontata? Sì, okay. La condivido. Ma il, quel tizio lì che li anima, eccetera... Il necromante? È il... Nome strano. Il... quelli che anima, come si ammazzano? Di solito bisogna distruggere... le teste, okay, oppure okay, allontanarli a tal punto dal necromante che lui non ha più influenza su di loro. E... anche l'acqua santa funziona. Anche l'acqua santa funziona. Beh, un giro in chiesa lo potremmo fare. No, sono stato alla chiesa di Oakridge. Non so quanto sia santa quell'acqua. Ecco. Nel diario non c'è scritto niente di come abbatterli. Mm-hmm. C'è scritto solo come fare il tonico e quanto resistenti possono diventare. Provo a fare quanto resistenti. Molto. Provo a fare un tiro. Voglio capire se l'acqua santa è una formalità, è burocrazia. Quindi se un prete investito dalla Chiesa cattolica santifica l'acqua, è acqua santa a prescindere dal fatto che lui boh sia uno stronzo oppure no. Oppure se per fare l'acqua santa, cioè se con acqua santa si intende, cosa ne so, acqua veramente pura che è stata benedetta da qualcuno che è puro per davvero. Fai un tiro di istruzione. Io ti do la certezza già della seconda. Qui se abbiamo fortuna. 59 su 73. Dipende da chi lo chiedi. Ci sono diverse scuole di pensiero all'interno della chiesa, sia cattolica che protestante. Sì, ma queste non sono storie. Diversa. Sicuramente se il prete è in combutta con tuo padre, ha tutte le zozzerie che ho visto io, non credo che l'acqua della sua chiesa sia molto santa. Ma dipende cosa vuol dire santa. Santa vuol dire che è stata benedetta da un santo o da qualcuno? No, no, basta che sia qualcuno di consacrato che consacra quell'acqua. Infatti. Anche se almeno è un per il cattolicesimo è così. Sì, ma anche perché tutti i peccati che ha fatto. Basta che sia un ministro, basta che sia un ministro di fede consacrato a sua volta. Ma se quelle creature non sono cattoliche? Ma infatti io non ho detto non ho detto che la soluzione è la chiesa cattolica. No, io volevo anche fare, perché la chiesa che c'è qua non è cattolica. Appunto, certo, se abbiamo fortuna questo è un metodista, quindi buonanotte. Non credo che abbia il metodo di farci salvare da quelle cose. Non è metodista in quel senso. Non è metodico. Io volevo provare a fare una valutazione storica del diario, cioè se è contemporaneo, certo, al dottor Greenwood o se invece è qualcosa che si tramanda dalle ere. Beh, si può anche storia. Vai di storia. Si può anche vedere dalla caligrafia, dalla decine verde, del genere di grafia. 18 su 50. Allora, ti pare che alcune parti del diario siano state strappate? Mm-hmm. Il diario di per sé non è nuovo. Okay. Avrà almeno un secolo. Okay. E ci sono delle pagine che sono state strappate qua e là, non sono proprio un blocco di pagine che sono state strappate. Mm-hmm. Aspetta, essendo un diario ovviamente aiuta a capire che è di almeno un secolo perché c'è la data. No, non ci sono date. Ma un diario sifolo. Un diario come tenevo io il diario alle superiori, quindi a cazzo di cane. Intanto ci scriveva proprio i rituali sacrilegi. Serena, ha fatto i compiti per oggi? Per oggi io ho sentito che esistevano. Ah no, compiti. Io il diario non ho mai segnato i compiti. Guarda, io qua ho scritto trapanazione cranica. Vedo lei. Vuole che la trapani? Così, proprio dritto. Metallo. Metallissimo. Se poi era dritto. Ah sì. Proprio. È una, una dopo l'altra. Sì. Si deve rifare delle settimane in cui non c'è stato in tredicesima era. Allora bello, tutto, una dopo l'altra. Il diario non è nuovo, ha circa un secolo. Mm-hmm. Dal tipo di grafia ti sembra che sia stato scritto da diverse mani. Okay. Ma sempre la stessa persona. Fukatsuna. non è firmato da nessuno. Se è la stessa persona, ma le mani sono diverse. Fukatsuna. Chi scrive, chi non scrive. Esatto. Okay. L'unica altra cosa che noti è che ci sono anche dei disegni all'interno. Mm-hmm. E uno dei disegni è di quell'idolo che ti ricordavi di aver venduto a un tizio che ti sembrava lui. E che a questo punto probabilmente era lui. L'idolo. Vedete questo idolo? Sì, è interessante. Ecco, sono stato io a venderlo. Oh, una figura! E guardo il diario. Sono stato io a venderlo a Greenwood. Qui c'è scritto che risale a
che è l'idolo. L'idolo è un idolo Comanci. Comanci. Ah, è Comanci, gli amici tuoi. Non lo sai. È vero. Ah, è Comanci, Roberto. Gli amici tuoi del tuo personaggio. È un idolo Comanci che... E mai lo saprai. Che rappresenta il dio dell'inganno. E si chiama Nirla. Non lo sai? Sì, sì. No. Ho detto un nome a caso. Un nome a caso. È tornata. Cazzo. Ma stanno passando di porta in porta, stanno passando di casa in casa. Cosa no, hai sentito a un certo punto, adesso che ti metti ad ascoltare meglio, i cavalli che si allontanavano. Ok. Quindi non ci sono rastrellamenti. Quindi come potrebbe capitare un accidente a tuo padre? Patrone. Cosa pensate sia meglio fare? Beh, i casi sono due. O andiamo a prendere il dottore, però a questo punto potremmo sicuramente incrociare o lo sceriffo o tuo padre. Allora, se io conosco lo sceriffo come penso di conoscerlo, lui probabilmente ha cacciato mio padre, ha detto che si occuperà della cosa e adesso si prenderà del tempo prima di muoversi e probabilmente aspetterà. Quanto ci metterà tuo padre a prendere mercenari, uomini? Uomini poco. Li ha già. Uomini li ha già. Ci metterà poco a spazientirsi, però probabilmente abbiamo una mezza giornata di vantaggio. Penso che mio padre non si aspetti che noi torniamo lì. Questo vuol dire che se noi ci muovessimo adesso, nottetempo, fuori dal villaggio, e facendoci guidare da Tom raggiungessimo la persona con cui tu vuoi parlare, Sheamus, nella piantagione? Sì, potremmo avere. Io ho un'idea. Se ci dovessero beccare, noi ti stiamo riconsegnando a tuo padre una ricompensa. E poi quando c'è un momento, li traumatizziamo. E poi scappiamo. Gli diciamo che Babbo Natale non esiste. Esatto. Oh mio Dio! Tramortizzato. Ma ci saranno molte guardie, padrone, dopo quello che è successo. Se ci trovano, consegniamo lui. Beh, senti, è per quello che ti ho chiesto se per caso voi avete un posto. Io lo so che è difficile fidarsi di me, però se avete un posto sicuro nelle piantagioni, che sono enormi, quindi ce l'avrete un posto, forse è lì che dobbiamo andare. Beh, non penso che questo sia un trucco per trovare quel posto, visto cosa è successo. No. Ma noi non abbiamo nessun posto, giuro. Beh, io l'unica cosa che vi posso dire in questo momento è che quello fuori lì, e indico il diario, sì, deve essere bruciato. Non servirà niente. Perché questa conoscenza non può entrare in mano di nessuno. Io sono d'accordo, ma allora si torna a quel punto. Dobbiamo capire da Greenwood se ce ne sono delle copie, chi altro lo sa. Dove si trova questo signore? È alla locanda, ma non possiamo andare lì, ci vedrebbero tutti. Andiamo a fare. Potremmo aspettare notte fonda. Potrei parlare quanto vuoi col dottore una volta che sei il proprietario di casa tua. Questa mi ricorda quella del piede di porco. Questa insistente. Questa cosa di togliere di mezzo mio padre è più difficile di quanto la fai. E una volta che sarò padrone di casa mia, in ogni caso non vorrà dire che avrò potere assoluto. Gli uomini di mio padre sono comunque fedeli a lui, lo sono sempre stati, e in ogni caso il potere di un latifondista non c'è più. Sì, ma il potere di un latifondista si basa su ben altro che la proprietà o il sui soldi. No, non si basa sui soldi, si basa sul terrore, si basa sul terrore, sull'amicizia, si basa sul fatto che lui ha amici potenti che parlerebbero con lui o non parlerebbero con me. E se io diventassi, perché tu lo vuoi vendicare? Mi stai mettendo in testa brutte idee. Non sono brutte idee, è il modo migliore e più meno rischioso per uscirne vivi. Meno rischioso. Altrimenti l'unica altra alternativa è scappare. Beh, allora ci stiamo. Non riusciremo ad arrivare ad Armadillo senza che qualcuno abbia già comunicato del nostro crimine.
Quindi ci stiamo dicendo che mio padre, non mio padre, la vecchia del bosco, la vecchia saggia del bosco, amica di Tom, in ogni caso la risposta non è nel villaggio e non è fuori da qui, non è l'armadillo, è nelle piantagioni, quindi dobbiamo tornare lì. Ma è anche il posto più pericoloso, padrone. La migliore difesa è l'attacco, non è, l'ho sentito da qualche parte. Non che io sappia. Anche perché tanto. Quali sono le alternative? Quindi il padrone ha deciso. Questo è un potere che va combattuto come un potere uguale. Io preferisco. Lo avete visto? Eravamo tre abili. Io quel no, scusa, a quel punto alzo la testa e mi guardo attorno. Eravate tre abili, uno, due, tre, e non avete raccontato. Ma come? Ha piantato le cesoie dentro mia sorella, non è abile lui, dai. Io ho piantato le cesoie, io avevo beccato preciso Briggs, è stato lui che mi ha buttato contro tua sorella. Cioè, ci tengo a fare le precisazioni del caso. Ho visto tutto io. Quindi eravamo in tre abili, Eravamo in tre abili perché tu ti eri dato insieme a Tom per cercare di abbattere quella cosa che assomigliava a Briggs ma aveva solo l'involucro di Briggs, e non ce l'abbiamo comunque fatta, cioè abbiamo dovuto insistere. Si è preso una forconata, una cesoiata e ma si è rotto il collo cadendo su uno sbilanciamento andare, ed era in fiamme. Non siamo in grado di affrontare. Andiamo a informarci su questa maledizione o cosa è. Con tutti voi. Ma dottore, e se torniamo sì, a proposito, questo comincia fare male. Quanto penso cosa? Che lei abbia la responsabilità di farci qualcosa. Cosa? Ti faccio vedere una profonda escoriazione sul lato del collo, sulla base della testa. Ti ha colpito lì, Briggs? Sì, col suo bastone. Peccato che gliel'abbia sottratto. Quando è scivolato, doveva essere morto, ma ha preso il bastone e te l'ha lanciato. Beh, ci può fare qualcosa lei. Sì, sì, certo. Però, sia per quello che per le ferite del nostro amico grande e grosso, avrei bisogno effettivamente di fare un salto al mio studio che è qua vicino. Ci sono armi? Dottore, beh, tanti bisturi, mi viene da considerare una cosa. Armi deboli. Sì. Probabilmente nessuno l'ha vista perché lei non è riuscito a scoperto quando sono scappati, quindi faccia una bella cosa, vada nel villaggio, faccia il finto tonto e si informi, cioè prenda quello che le serve, ma soprattutto si informi su com'è la situazione lì. Certo. Vengo io con le dottore, neanche io dovrei essere stato visto. È vero. Sì, tu eri. Ma tu sei responsabilità di Shimus. Potrebbero rimetterti in gabbia. Te lo dico perché è un rischio da considerare. Se vuoi riuscire a guardarmi le spalle. No, sto qui. Ok. Beh, tu eri alla piantagione, se per caso ti vedono ti ricondurranno lì e se mio padre ti ribecca non penso che saranno bei momenti per te. No. Comunque secondo me l'idea migliore è andare alla piantagione, informarci su questa cosa. Se ci trovano ti vendiamo, e se non ci trovano e becchiamo tuo padre potrebbe capitare un incidente. Ma sì, perché stiamo ascoltando lo straccione? Perché sei l'unica persona che è idea intelligente in questo posto e mi siedo per te. Io sto facendo una selezione delle bottiglie. Fino a prova contraria, senza lo straccione Briggs non sarebbe andato a fuoco e di conseguenza noi ce l'avremmo ancora alle costole, credo. Quindi è una buona idea ammazzare mio padre e farmi diventare il capo della. No, non ho detto che dobbiamo fare quello che vuole lui, ho detto perché lo stiamo ascoltando. Mi dispiace essere l'unica persona con un minimo di piede di porco. Grazie. Con un minimo di senso, ma anche fermiamo questa maledizione o qualcosa, qualsiasi cosa sia, poi tuo padre ci farà comunque tutto il culo a strisce. Finché c'è tuo padre, tu non potrai più stare in questa città. Senti, Francis, o come diavolo ti chiami, è ovvio che un figlio non può uccidere suo padre per quanto gli stia sulle scatole. Può chiederlo agli altri, e metto andando su dalle scale. Ma che cazzo dici? Non ho detto che è una cosa buona uccidere suo padre, dico quali sono le alternative? Scappare. A questo punto scappiamo adesso. Non ti sembra che di morti ce ne siano stati già abbastanza? Risolviamo questo non problema. Non è che ci aggiungiamo noi. No, io me ne vado in un altro stato. Io ho i fondi per andarmene via dopo che questo casino è successo. Dopo che questo casino è risolto. Quindi vogliamo fermare questa cosa e poi scappare? Sì. Se questo è il piano, io sono responsabilità di mio amico Simus. A me non pare un'idea così stupida andarcene via da qui. È l'unica alternativa se non vogliamo ammazzare tuo padre. Ho degli amici a nord.
È una buona idea, padrone. Ah, guarda. Allora, se hai buona idea di scappare, sta, dall'inizio sta dicendo che non vuole scappare. È buonissima idea. Tu come cazzo, mica scemo. Tu su saresti trattato come una persona? Sì. Sì. Anch'io ho degli amici su. Ah, guarda, ce li abbiamo tutti gli amici su, c'è solo un problema. Una guerra e attraversare il confine durante una guerra. E in questa guerra, una parte della guerra, udite udite, ammazza i negri! Non ho detto che sarebbe... Sì, ma io so come spostarci. Non ho detto che è facile. Non ho detto che sarà facile, ho detto che non abbiamo alternative migliori. No, ma allora andiamo via subito. Ma no, non possiamo lasciare questa cosa a metà. Ci penserà tuo padre? Ci penserà mio padre? La guerra come pensi che andrà se per caso quest'arma riesce a essere completata e utilizzata in tutta l'America? Evidentemente se lo sta sperimentando mio padre... Possiamo sempre andare più al nord. Più al nord. Al polo. In Canada? Ha detto che non è male. A Boat? No. Nel Wyoming. Chissà se queste cose stanno... Chissà se queste cose... Ho degli amici in Wyoming. Ho degli amici in Wyoming. No, nello stato quadrato, no. Più è squadrato uno stato, meno intelligenti le persone dentro. Se c'era già, sì, è una regola proporzionale. Più è quadrato lo stato, meno sono intelligenti le persone dentro. Ma è una regola. Che sono molto squadrati. Sì. Sì. Come le case, come i confini, come tutto. Sì. Io vado al mio studio. Ok, voi vedete che il dottore sale le scale della cantina, apre la porta e la cantina è come nella maggior parte delle case, fuori, di fianco, certo. Di fianco, quindi aprendo apri proprio sulle strade del paese. Ti sembra particolarmente silenziosa la città in questo momento, anche al saloon non stanno più festeggiando come prima. Che ore sarebbero più o meno? Guardo il cipollotto. Il cipollotto ti dice che sono più o meno le 10:15. Giro verso il basso. Non fate azioni avventate. Di notte, ovviamente. Sì. Di notte. Io faccio segno. No. Io faccio spallucce, faccio le pare. C'è una strana aria qui fuori. Ci vediamo tra una mezz'oretta, eh? La cantina. Io mi avvicino a Simus. Simus, quanto ti fidi del dottore? Dottore che se n'è andato senza curare nessuno. Oh, ho detto che andavo anche al mio studio per prendere le cose per medicare, Non so, lo te ne spiego che senta solo lui, no? Perché io prima che toccasse la sorella... Parlando male, perché sennò... Prima che toccasse la sorella... Non era così profonda la ferita. Poi non so, magari ho visto io male, ma mi sembra che il dottore... Faccio un tiro di ascoltare. Siamo in una cazzo di cantina di 2 metri quadri. Ma io sto parlando a molta bassa voce. Appunto, sarà difficile. Dove li vedi che buffonte? Sì. Vai. Ascoltare... Ok, ho 30. 12. Riesci a sentire questa cosa, però... Faccio da poker. Sembra che abbia... Non lo so, poi magari è un'impressione. Magari cercherà di aiutarla un po'. Magari cercava di aiutarla un po'. Tieniti questa informazione per te e tienilo d'occhio. Per quello l'ho detto a te. Sei mio amico, no? Certo, sono responsabile di quello che fai. Tu che sei con più la vicino... gioia. Sì, cioè, tu che sei più vicino a me, vedi come si dice? Vedi una luce nei miei occhi, vedi che c'è del crimine che mi sta salendo dentro prepotente, però cerco di dissimularlo. Sto aspettando di mettere a basso. Dimmi quello che devo fare, padrone. No. Vedi che guardo fisso le bocche. Terminator di colore. No. Sono una persona semplice. Te ne vai, ringrazio quelli che rimangono. Sto capendo, però ti dico così. E poi ti faccio un tipo cenno convinto con la testa. Bravo, Gruppo coeso. E se per caso la butto lì, dovesse chiamare le guardie? E a quel punto lo scopriremo troppo tardi. Sì, esatto. Possiamo prepararci, però. Questo è vero. Ah, sì, sì. Li prendiamo a colpi di bottiglie di vino. Beh. Gli passo il piede di porco. Lo stringo, beh. Mi sento già più sicuro. Tu vai nel tuo studio, recuperi le cose per medicarli? Sì. 10 minuti, però li passo al microscopio.
ad analizzare la sostanza sia nella variante buttata fuori da dal fazzoletto sia con una boccetta, vedere se vedo qualche differenza, qualcosa. Ok, fai un tiro molto difficile perché in soli 10 minuti biologia o farmacia? Biologia. In soli, anche farmacia va bene. Quanto dovevi star via in teoria? Mezz'ora. In soli 10 minuti ti devi un po' sbrigare e fare le cose in maniera un po' un'ora. Evidentemente non è uno di quei tonici che vendono normalmente i ciarlatani che vanno di paese in paese, che in genere sono acqua colorata, un po' di zucchero e basta. Qua c'è dell'altra roba. Che cosa non sapresti dirlo? Però no, so che non è una cacata. No, non ti sembra acqua zuccherata. Okay. Non vedi cristalli di zucchero, mettiamola così. Quello no. E nel tornare indietro ci sono dei polipetti dentro. Vedi dei teschi che ti fanno passare. Vedi la faccia del Mugatu che ride. Prima di uscire dal cassetto, per ogni evenienza sei piccolino, che sei entrato nel cassetto. No, prima non esco la pistola dal cassetto. Come la signora Minù, scende il cane globiscio, ogni tanto si rimpicciolisce. Prendo due bicchieri. Okay. Esco due bicchieri e vado al carro del dottore. Ok, Greenwood. Sì, beh, immaginavano nel tuo. E busso. Ok, bussi e non risponde nessuno. Risposta. Vedi che la porta è ancora aperta perché nessuno l'ha mai chiusa. La spingo un secondo. Dentro non c'è nessuno. Non c'è neanche molta luce, sei nascosto dietro a qualche cosa. Vabbè, non ma suppongo. Vedi, però. Fai cacca sul letto. No. Sono un po' perplesso e allora, visto che il carro era vicino al saloon, vado al saloon. Mi avvisi quando passa mezz'ora. Beh, questa roba qua è tutto attaccato. No, quando se passa. Non è ancora passata, ma sono in mezz'ora, una ventina di minuti. Okay. E arrivi al saloon, guardi dentro e vedi che c'è il tizio del saloon appoggiato così, non vedi altre persone. Come che si chiamava? Il tizio del saloon? Will. Oi, Will! Will Tanner. Cane pazzo Tanner. Sì, lui. Cane! Ah, così, proprio. In appoggio. Sta dormendo. Evidentemente non c'era più nessuno, si è addormentato. Da un pucione. Ti cade addosso. Guarda se ha battito il respiro. Fai una prova di medicina. Ok. Facile col vantaggio perché... 26... E Voldemort su 50. Dottore, chiami un dottore. Medicina. Senti che fa pum. Pum. Pallentino. O è brachicardico. È estremamente. O è uno che fa un sacco di attività fisica. Esatto, è un grande atleta. Un grande atleta, oppure. Non ti sembra. Il tenutario di un saluto. Esatto. Visto che non credo sia un grande atleta, è un po' bassino. Mollo giù i miei bicchieri. Con i denti stappo la bottiglia che mi ero portato dietro e torno verso la cantina bevendo un po'. Perché sta cosa comincia a puzzarmi troppo. Ok. Non mi inciocchetto. Ti bevi un sorso. Fai una prova di. Di ciucca. Percepire. Cos'era? No, di percepire. Non percepire. Contabilità. Legge. No. Individuo. Erboristeria. Mamantos, la domanda individuo più importante è: bevicchio per un bresciano o in generale? Esatto, infatti. È una domanda importante. È abbastanza importante. Beh, diciamo che prima di arrivare da voi, probabilmente mi sono scolato almeno 2-3 bicchieri. Per un bresciano. Ok. Cioè normale. Bersano. Non individuo, una ceppa. Ok, arrivi alla cantina. Toc, toc. Sono io. Vado io. D'accordo. E vado verso la porta, tenendo qualcosa in mano. Io mi nascondo in un posto dove avevi già visto di poterti nascondere. È il dottore. A garze, un po' di disinfettante, di alcol. To bello, beviti questa bottiglia prima che ti metta gli aghi addosso. Salve ragazzi! Ma è cosa esattamente? Ti hanno pestato, cioè sei finito praticamente in una rissa. Okay. Quindi semplicemente sono taglietti, okay. Però sugli zigomi. Tagli, ma to. Io prendo, vedi che ti aiuto a prendere, a portare la roba dentro, sempre di roba.
Ah, non c'è bisogno, tu bevi, bevi, che poi ti... Io mentre chiude guardo intorno. Non c'è bisogno. Vai, fai una prova di... In, perché io volevo uscire, se non tornava. Aia. Sì? Fa male. Bevi anche 90. Tu. Tutto sicuro? Cluck. 90 alla paura, fai un tiro di sanità. Così. No. La paura 90. 90. Hai bevuto qualcosa? Sì. 30. Vieni qua. Tiro fuori un boccettino. Questa è acqua ossigenata. Aia, brucia! E soffri come un uomo! Fai il tiro di primo soccorso. Ecco. Perché gliel'hai messo in un occhio. Cicco. Fallimento critico. No, messo, no, 89. Minchia, pensavo avesse fatto 98. Minchia, 98 te lo metteva veramente in un occhio. Ti faceva, brucia, crack, no, non mi ero sbagliato. Ma fa male, cazzo. Era mercurio cromo, vabbè. Ok. Vabbè, fa bene uguale. Sì, però dell'epoca... Era mercurio, cromato. No, allora, non ti cura e non può fare la prova di medicina finché non riesce a farti una prova di primo soccorso. Adesso la prova di primo soccorso che fai, la fai sforzando il tiro. Ok. Quindi se fallisci... peggiorare la situazione. Peggiori la situazione. Ammazza il dottore del merda. Mamma mia. No, perché vedi, tu aspetta un secondo e continua a bere, eh. Ma è un taglietto, ma non si è fatto niente, perché... Mi giro male, cazzo. Adesso un secondo verso... Cos'è che mi hai messo addosso? Toh, tiro fuori uno straccio sporco e umidiccio. Che schifo. E gli tampono il collo. Io me ne accorgo dopo. Che schifo, ma sarà... Stai fermo. No, non è alcol. Ma non brucia. Era. Vabbè, provo a medicarlo io. Hai il primo soccorso? Sì, pure un sacco. Tira. Pure un sacco. Vabbè, da buon... 100! Ma io mi odio. Ciao Claudio, dove hai contratto il tetano? Sei morto? 100! Super critico! Super fumble, scusa. Ma io dico, porca puttana. Ma fatevi di cazzo. No, quel coso con cui lo sto tamponando, ce l'avevo dalla guerra. Claudio, ma te, che cazzo te ne frega di metterci gli zombie davanti? Tanto ci ammazziamo fuori noi. Sì, ma 100! La sorella. Questo mi tira i bastoni di piombo addosso. Io continuo a ricordare che la sorella non era parte del gruppo, quindi ho ucciso un personaggio non giocante, tra l'altro stronzo. Mi hai ferito interiormente. Sei real. Tu hai ucciso i miei sentimenti e loro hanno ucciso la mia persona. E visto che immagino che comunque non gli sto facendo un'operazione, ma è... quel coso ce l'ho da tanto. No, adesso risolviamo la questione in questa maniera. C'hai la malattia adesso. Sì, il problema è che lui ha preso lo straccio, poi per forza dell'abitudine, quando uno prende uno straccio per disinfettare, ci versa su qualche cosa. Sì, ha preso la boccetta mia! Sì. E porca troia! E perché? Come certo, tu l'hai lasciata lì. L'hai lasciata qui. Ho visto prima che beveva la stessa boccetta. E tu senti bruciare tantissimo. Au! Hai detto che era alcol. Cazzo, che male. Oh, sembra a posto però. Vedo che frigge. Sì, vedi, no, più che altro vedi che c'è una roba nera che si sta espandendo sul suo collo. Una mi sa che chiassa. Si era già infettata e mi sposto dietro e torno a nascondermi. Io alzo lo sguardo della mia borsa, guardo la boccetta. Oh, cazzo. E cosa? Era qui, era alcol, era appoggiata qui. Io prendo velocissimo, se posso. Era appoggiata qui. L'alcol proprio. Ok. E glielo verso. Padrone, no! E glielo verso. Ok. Cioè, proprio più veloce che posso. Io accendo. Col vino non è che funzioni più tanto. Fa una fiammettina un secondo. Perché devi mettere iniziative quando la gente cerca di medicarmi, cazzo? Non è così che dovrebbe funzionare. Beh, è partita un po' male già col dottore professionista, eh? Non è che si sia aggravata proprio così. Si è male. Aggravato quando ti sei fidato di uno straccione. Jafar aveva ragione. Perché dovremmo fidarci di uno straccione? Perché? La prossima volta no, lui ha detto perché dovremmo ascoltarlo. Sì. No, non ci perché sarà la prossima volta per il povero Andrew. Non penso proprio perché. Aspetta. Dimmi se riesco a fare una cosa un po'. Dimmi cosa vuoi fare. Ti dico. Fosse un braccio me lo tagli, però la testa finisce male. Cioè. In realtà sei ancora superficiale, io volevo proprio farti un raschiamento. Esplode. Puoi provare a fare una prova di medicina estrema.
Però si può aiutare qualcuno in qualche modo? Mi fermo la testa. In realtà lui ti ha aiutato perché ha buttato sull'alcol che è un po' sta, quindi ti ricordi il vantaggio, ma una prova estrema. E quindi quanto hai? Non credo 86. 86 e neanche 56. No. Ciao ragazzi, che bello che è stato. No, tu stai pulendogli la ferita il più velocemente possibile e fai una prova di forza. 51 su 75. Senti che ti prende il braccio e inizia a stritolare. E quanto hai di bonus danno? Un di 4. Tira un di 4. 1. Vedi, io sono gentile. Un po' le ossa che iniziano a stritolarti. Prendi un danno. E iniziativa. Hai ucciso mia sorella. Fallito. 10. No, l'ho no, sentito. Cioè, aspetta, che forse c'è un altro. Tu fai il fallimento critico sull'iniziativa. Sto cominciando a sbavare. No, io ho fatto fallimento critico, sono l'ultimo. Ok. 53. 7 su 25. 7 su 25. 96 in su. Allora, esimo, ma non è esimo. No, ma tanto sei già zombificato. È fallito e basta. Sì. Così pare, io sto interpretando così. Cioè, non mi ha ancora detto niente, però mi ha detto che comincia a stritolare il braccio a lui, quindi. Perfetto. Hai ucciso mia sorella! Pagherai! E sbavo. Tira anche tu l'iniziativa e tira anche Scemo sull'iniziativa. 44 su 70. Cazzo. 8 su 77. Cioè, 8 è velocissimo, cazzo, sempre fai iniziativa di più. E poi è quello che succede dopo. Fatto... Che... 53 su 80. È problematico. Eh sì, tu sei ultimo. Allora, il primo è il buon Sheamus. Tom ha fatto meno di me, che ho fatto 7. Sì, l'ho tirato 94 e ho 30. Quindi non sono molto veloce. Allora, vabbè, sono io. Ok. Ah no, Tom è l'ultimo, non sì. Il dottor Cook, no. Giusto. E qui c'è il buon... Sento. Cazzo. Questo tra l'altro è colpa di Manto che lascia le cose in giro. Bravo, bellissimo. Cioè lui ha fatto un fallimento critico e mi ha ferito per quello. Curandomi da quello avete fatto un 100 e adesso sono un zombie. È colpa di lui che lascia le cose in giro. Pericoloso. Sheamus, tu vedi che Andrew è particolarmente alterato. Mm-hmm. E sta stringendo il braccio al dottor Cook. Aiuto! Dottore, cloroformio? Ce l'hai nella borsa del dottore? Ci mette 3 minuti ad agire il cloroformio! Chiediamo alle voci nella testa se è vero. Dicono anche uno straccio imbevuto di polonio, quello che aveva... Sì. Francis. Però te sei da tipo per cavalli! Allora useremo quello. Come fatto? E quella nella siringa già pronta. Ok, va bene. Okay. Allora rovano nella sua borsa. E... Fai un tiro di fortuna. Vediamo se la becchi subito. Ok. O se passi il turno a cercarla. Fortuna. Io in questo momento. Ok, 68. Porco Giuda. 24. Ok. Metti la mano nella borsa e effettivamente tiri subito fuori una siringona di quelle da cavallo. Anche perché A, quelle dell'epoca erano giganti, B, quelle per cavallo sono più erano ancora giganti. Provo a sedare. Ma vai. No. È una prova di combattere. Combattere animali. La pita. Pita. No, pita. Okay. 40. Vediamo pita. La pita. Questo non c'è pita. Niente. No, pita è quello dei... No, per favore. Beh, io vedi, mentre fai questa scena, vedi che urlo no, lasciate stare il padrone! Ecco. E tipo alzo il braccio in tua direzione. Yes! Andrew! Io... Lui ha ucciso tua sorella, hai sentito lui che diceva... Certo, Sheamus. Non userà mai più queste mani per fare qualcosa del genere. Comincio a masticargliele. Vai. È una prova così di... bravi a farti più. Fai una prova di combattere. Però... Adesso tiri tutte le prove di combattere col vantaggio. Molto bene. Perché devo perdere gli arti? Merda. Sempre. 20 su 25. Grazie. Gli fai il due bonus. Mangi la mano. Schivare. Due. Altri vai, due. Vai, schivare. Che magari riesci a toglierti... Dalle palle, eh? C'è un botto schivare, 40. Ma no, ha fatto 58. Comunque, ragazzi... Devi mettere 8 di fortuna. Due danni. Fare 18. Sono andato a vedere, ho cercato tempo d'azione del cloroformio
sono finito su Yahoo Answer, dove c'era una persona che dice: soffro un po' di insonnia, si vede e fa veramente l'effetto dei film, ma se me lo metto in faccia riesco a dormire. E una spilla di risposte che gli dicono: è cancerogeno, lascia perdere, sei prendi un sonnifero, sei un imbecille. Esatto. Non ti addormenta, ti anestetizza, fa molto male. Non lo fanno usare neanche gli ospedali. Mia nonna ha sempre fatto l'aerosol. Infatti adesso la spiegano molte cose, sì. Segnati 2 anni. Francis, posso ritardare l'azione? Sì, sta allora al dottor alla Cook. Fine, perfetto. Dottor Cook, allontanandomi. Lui ti sta letteralmente masticando la mano. Cioè, ti ha preso il braccio e adesso sta facendo. Sai anche una cosa, le persone. Cioè, tu da dottore sai che le persone non mordono. Cioè, normalmente non mordono a sangue. Io, sempre col bastone in mano. E tra l'altro ti ha morso, sei infetto. Io per quello mi sono allontanato. Oh, cazzo. Ha una bella invasione zombie. È sveglio sto PC, hai visto? Sei pronto a fare? Io l'ho morso apposta, cazzo. No, io sono pronto, che ho preparato l'azione dopo, perché sennò io apro, scappo e vado a Houston. Io non l'ho. Poi al nord e trovo i miei amici. Io ho detto: qual è il massimo danno che posso fare al di là? Anche del, perché in teoria sono stato io ucciso. Io avevo letto tutto quanto il diario, quindi su come funzionava tutto quanto. No, vabbè, avevo letto il pezzo in cui c'era la parte in cui descriveva sta cosa dell'infezione. No, avevi letto il come si faceva e quanto diventavano robusti. Però puoi fare un tiro di fortuna, magari hai letto anche quella parte. O quando serve. L'ho letta, perché okay. 41 e 30. Quando serve un macete hai soltanto un coltello da pane. Tagliati il braccio con coltello da pane. Non ho coltello da pane, ho accanto la borsa per gli interventi. Farà male. Sì, fai un tiro di sanità mentale prima. Gesù Cristo. E poi sai quanto devi segare con quegli strumenti. Non è un sì, certo, perché ci avrà il macete affilato e sterile. Hai il seghetto, no. Hai il seghetto. Hai affilato, sì. Per le amputazioni c'erano le seghe, allora. Per l'osso sì. Ah sì, che cazzo è. Però non guarda, non c'era soltanto quello, Ma non hai un macete tra gli strumenti del chirurgo? Non è un macete. Ma è l'unica cosa con cui ti tagli una mano, è un macete. Molto affilato. Molto, molto affilato e con una forza. Sei un esperto autoamputatore. No, però dai, non so quanto sia scientificamente accurato, ma basta guardare il primo slow. No, da tagliarti da solo, no. Non, cioè, non, con un colpo solo non ce la puoi fare. Non è Walking Ma non Dead. C'è soltanto il segreto, c'è anche la quella allora, tipo quella da carne. Sì, ma lì la devi fare se sei tipo sdraiato. Di peso ci devi andare, sennò da solo non ce la fai. Beh, mi sta tenendo lui da un lato. Vediamo quanto ti fa. Tanto decide il master. Vediamo la sanità mentale. Okay. Decide il master. Perso. Perché 96. 96. Critico. Dale. Sono 5 punti. Tutti morti in cantina. Sanità. Il fallimento critico. Sono 68. Sanità mentale. No. Peccato. Oh, è Cthulhu. È peccato. Rimani un attimo fermo perché tu vai proprio tranquillo, preso, no? Preso dall'adrenalina, alzi questo coltellaccio. È la mano con cui lavori. E poi però ti blocchi un attimo perché non è una cosa normale. Un essere umano non dovrebbe tagliarsi la sua stessa mano. E un essere umano non dovrebbe masticarti la mano in quel modo come sta facendo Andrew. Oltretutto, questa è la mano che ti dà il pane. Se ti tagli questa mano, il tuo futuro da medico te lo puoi scordare. Posso anche dire, in un paese piccolo e solo una piccola cosa e probabilmente ti vengono anche in mente tutte le volte che tu hai fatto questa operazione e non ci sei riuscito con un colpo netto, cioè sempre, cioè il 99% delle volte. E poi tu non sei Ash Morton. Vero questo è il mio bastone di tuo. Però perdo turno o no adesso? No, provaci, è una prova di forza difficile. No, perché con questo pensiero io non mi taglio la mano, giro la lama sulla sua testa. No. No, hai fallito la prova di sanità mentale. Ah, l'ho fallita. Tira. Non puoi agire razionalmente, non mentre puoi trasformare la prova di sanità mentale. Va bene. Quindi su prova di forza? Prova di forza. La vedo dura. 96. Oh, minchia, che tiri, ragazzo. Sbaglia 96, mira. 96, 96, 97. Fallimento critico. Sì.
Matteo. Cimus, andiamo. Lui ha tirato 96. Cambiare i dadi? 96, 96, 97 hai fatto. Detto da un esperto. Cambiare i dadi? Sì. Allora, vedi che di fianco alle ai punti ferita c'è ferita grave? Sì. Ecco, segnati una ferita grave. Una o segna una X? Segna la X, ne puoi avere solo una perché la seconda muori inspiegabilmente. Okay. Esatto. E segnati anche 4 danni. La cosa peggiore è che sei riuscito ad arrivare fino all'osso, ma non sei riuscito ad andare dall'altra parte. Adesso ti fa talmente male che non riesci più a concentrarti abbastanza da finire di tagliarti la cosa. Quindi in questo momento senti il dolore del taglio, il braccio che sta perdendo ettolitri di sangue perché ti sei ovviamente tagliato le vene e non c'è niente che ti stia cauterizzando. Oltretutto prima hai anche bevuto, quindi il tuo sangue è anche un po' più liquido. Sì, liquido. Sì, perché in più lui ti sta masticando la mano e senti ancora tutto il dolore della sua mano che ti sta... della tua mano che si viene masticata da lui. Fai una prova di costituzione. 50 su 30. Solo che tu non devi per lo schiavo. Voi vedete il dottor Cook svenire. Lui gli sta ancora masticando la mano e vedete che si sta tirando in modo che l'ultimo pezzo di carne. Posso agire che ho preparato l'azione a questa cosa facendo anche il tiro di sanità mentale, immagino. Sì, vai. Immagino, però uno così mangiucchiato, dai, l'avrò viste di peggio. No, ma infatti non è... 76. Su 75 posso usare uno di fortuna? Sì. Ah, anche per la sanità, tipo. Non lo so, ma per me... Stava per, come si dice, stava per perdere... E poi si ricorda, ah no, ma questa cosa l'ho già vista. Ah, mi ricordo che avevo detto di massacrare il terzo villaggio di indiani. Con il mustard gas. Oppure molto, molto peggio ha detto. Mi ricordo un'amputazione che ho visto all'ospedale del campo. Francis. Sparo con la botola e corro a nascondermi il più lontano possibile. Ok. Rimanendo, cioè se riesco tipo dietro una casa o qualcosa, uso tutta la mia azione perché voglio vedere, perché un pochino se dovesse uscire Cimus scappando forse mi fermo, se no tiro dritto e scappo. Fai un tiro di fortuna. Per sempre. Per sempre. 42 su 5, 49. Ok. Vedi che ci sono delle persone che stanno girando per strada, non hanno torce o lanterne in mano e sembra che stiano girando abbastanza a casaccio. Qualcuno mi ha visto? No, sembra di no. Allora, prima di nascondermi, riesco a raggiungere un angolo per nascondermi dalle persone? Scusate, vorrei anche far notare il personaggio di Manta di nuovo perso un arto. Siamo tornati nel canon, finalmente. È vero, mi mancava tantissimo. Riesco a trovare un punto dove nascondermi, dove non c'è gente, non c'è più nessuno in vista? Sì, dietro. E allora, prima di nascondermi, urlo. Moore Junior, no, Moore si chiamava Monroe. Monroe Junior dentro la cantina e mi nascondo dietro. Che bastardo, figlio di puttana fino in fondo. No. Vai, Tom. Io vedi che non sembro volerti fare niente, no? Però mi frappongo tra te e il padrone e cerco di tenerti lontano con una mano. E intanto guardo lui e guardo te. Guardo lui, guardo te, guardo l'uscita e non sembro aver deciso che cosa fare. Ritardi l'azione finché lui non agisce praticamente. No, però vedi che ti voglio tenere lontano da lui, cioè la mia prima intenzione è tenerti lontano. Non lo seguo, ormai la situazione è fuori controllo. Vieni con me. Ma il padrone sembra, ti sembra ancora il tuo padrone, uno che mangia una mano o un altro? La sorella. Nonostante tutto sei ancora conscio di essere, cioè hai i tuoi ricordi. Beh, sei un animale in berserk. È come quando sei ubriaco, sai che stai facendo una cosa, ma non te ne frega niente. Esatto. Okay. Abbasso le mani come se tipo, cioè, non volessi più tenerti lontano da nulla e faccio dei piccoli passi proprio in tua direzione, sempre guardando verso. Ci sono due scelte: lo sedo e te lo porto in spalla. Vieni con me e lo lasciamo qua. Il padrone. Provo a risedarlo. Vai, è un'altra prova. Sedatavo, come dicevo. Vedi che ti guardo, che ti tengo d'occhio attentamente. Sedatavo. Come se fossi di guardia mentre stai facendo la presto cosa. Presto dategli un 27. Fai una prova di costituzione. 63, fallita. Senza vantaggio? Bene. No, senza vantaggio. Perché non è ancora morto ufficialmente. Vero.
Senti una forte ondata di, per un attimo, sollievo. Dopodiché, buio. Solo buio. Ok. E voi vedete che ancora un attimo si sta muovendo e sta cercando di strappare un altro pezzo di braccio al dottor Cook. Dopodiché ti si accascia tra le braccia di Tom. E tu vedi bene la macchia nera che si sta espandendo sul mio collo. Non sembra che si espanda troppo velocemente, però è ormai diventata una macchia. Beh, io lo prendo sulle spalle e dovresti esco veloce. Vedere quel neo. Lo prendi in spalle e che cosa volete fare del dottore? Io gli fotto la borsa e vado. Sì, io ti seguo. Bastardo. No, per me tu hai anche ucciso il padrone. Ti dico, ho fatto bene a dire quella cosa. Anche se magari non è vera. Uscite e usciti dal... Io dentro la borsa metto tutto, eh. Prezzi, diario, fiale... Bottiglie di vino. Una pistola. Un candelabro, argenteria, tutto. Uscendo vedete anche voi che ci sono queste persone che girano un po' a casa. Sento lui che ci... Sì, la cantina era aperta, quindi... Se mi vedi. E... Ti sembra però che non stiano andando in una direzione particolare nemmeno dopo che lui ha urlato Monroe Junior qui sotto. Sono già zombie. Beh, no, non stanno andando a caso come gli zombie trascinandosi le braccia. Ti sembra che siano un po' persi nei loro pensieri. Però fatemi tutti e due, anche tu che potresti averlo notato prima, osservare. Un tiro di intuire. Individuare. Individuare. È fallito. 78 su 70 34 su 35. Cazzo, io ce l'ho altro individuale, ma fa lì. Io spendo 8 punti fortuna. Ok, tutti e due voi due, allora notate che il dottor Greenwood in realtà è ancora nel villaggio. È sul balcone del saloon, probabilmente della sua camera. Sta sorseggiando qualche cosa guardando la scena di sotto compiaciuto. E Shimus. Vabbè, adesso possiamo anche non agire secondo l'iniziativa, no? Sì, per ora sì. Dimmi se prima o poi rinvengo. Beh, io vedi che guardo verso di te, intanto ho lì sulla spalla. Proprio. Cioè, ti sto seguendo, sono attaccato a te. Ok. Andiamo al mio fienile. Andiamo. Dobbiamo guarire il padrone. Cerco delle corde e lo leghiamo. Dobbiamo togliergli questa macchia. Sì. Dobbiamo strappargliela via. Hai un coltello? Qualcosa. Io l'ho visto il dottore. Con tutti gli attrezzi del dottore, qualcosa faremo. Vedo loro che c'hanno loro in spalla. Facciamo veloce. Io mi giro e scappo. Ok. Facciamo veloce. Io e lui corriamo. Correte verso. Io appena di fiato. Guarda, il fienile non è tanto lontano, per fortuna. E la porta del fienile è aperta. Dico solo per onore che al mio personaggio gli è venuto in mente di uscire, fare l'eroe e sparare con l'ultimo colpo a Greenwood, ma se n'è andato assolutamente, perché? Chi se lo incula? Lui vuole andare in Italia. Mi è sempre piaciuta l'Italia. When the moonies arrive, like a big pizza. C'è qualcosa che non funziona, Tom. La porta del fienile è aperta. Io non la lascio mai aperta. Quindi? E quindi guardo la macchia nera. È ancora più o meno delle stesse dimensioni. Guardiamolo qua. Lo metto giù, vedi, veloce. Lo sbatto per terra. 100. Passami qualcosa per tagliare. Una delle persone adesso dice che in questa avventura gli antagonisti sono inutili. Cerco qualcosa per te, proprio per tagliare un coltello, qualcosa per non buttare. È tutto un modo per non passare le miniature a Claudio. No, esatto. Con cautela cerco di tagliare proprio dove è nero. Allora, fai una prova di primo soccorso. Ce l'ho, Basso, ma ce l'ho. Dimmi che è facile. Ti prego, sul primo soccorso fallimento critico. 90. Oh, ti prego, Dio. No! Che peccato. Sono quasi scontento. Peccato, sarebbe stato bellissimo. 98. Oh. Poi sono vicino. Aorta. Poi sono vicino al collo anche, quindi era proprio... già. Inizia a togliere la parte superficiale, però ti rendi conto che non importa quanto tu stia tagliando in superficie, si è sparsa anche sotto, quindi dovresti tagliare troppo e rischi di
ferirlo, uccidere la orta, cioè... non possiamo fare niente. Io non so niente, a meno che non lo portiamo dalla tua strega e vediamo se lei sa fare qualcosa. Dobbiamo portarlo da lei. Vediamo se il dottor Cook si ripiglia. Tre. Dopo un po' ti risvegli. Voi intanto partite per la piantagione. Prendiamo cavalli e portiamo per la piantagione, sì. Tu ti risvegli e quando ti svegli, seduto di fianco a te, che sta sorseggiando un buon bicchiere di brandy, c'è Greenwood. C'è il dottor Greenwood. Salve. Credo che lei abbia qualche cosa che mi appartiene. È possibile. E intanto mi stringo un attimo un laccio attorno al moncherino. Potrei averlo. Tiro fuori la pistola e i proiettili. Dipende da cosa sta parlando. E con i denti stacco la polvere da sparo dal... Quindi che lui quando ha tirato fuori la pistola non ha fatto il minimo cenno di preoccuparsi. Comincio a metterla sul moncherino. Bravo lui. Ho visto troppe volte Rambo. Stavo pensando al gladiatore. Però che non ha la pistola, però si fa con la polvere da sparo. No, con il gladio scaldato. Sì, esatto. Ispanico. Iberico. Ispanico. Excalibur, imbecille. Dipende da cosa si sta riferendo. Il mio quaderno, innanzitutto. Sì. Non aveva copia. Abbiamo risposto a questa domanda. Ce l'ho io adesso. So che ha preso una delle fiale del mio tonico. Spero che ne abbia fatto buon uso. Ti mette una mano sulla spalla. Tiro fuori senti che la sua mano è molto fredda. Beh, io non è che ne ho fatto esattamente sullo stivale. Buon uso. Mi scusi un secondo, Mordo il bavero della camicia. No. Ti ferma la mano prima che tu lo faccia. Abbiamo una questione da risolvere in questo momento. Dove è il mio quaderno? E ti spegno il fiammifero. È nella borsa che è a Samus. E dov'è questo suo amico? Cosa stavo facendo quando è entrato qui? Ah, era per terra e stava morendo dissanguato. E continuerà a morire dissanguato se non mi fornirà delle informazioni un po' più valide. Piede di porco. Veramente stavo pensando a un altro porco da dirgli. Ma ehi tu porco, levami le mani. Sì. Sì. Accendo un altro cerino. Accendo un altro. Esatto, che bella scena. 50 cerini comunque. Sembra una pallottola spunta. Allora, in sottofondo potresti mettere la musica di Benny. E cosa vorrebbe sapere sulla medicazione? Che cosa vorrei sapere dove è il mio quaderno e che cosa pensano di fare i suoi amici con il mio quaderno. Credo che non ne abbiano la più pallida idea. Ottimo, questa è una risposta che mi sta piacendo. E sinceramente sarei più curioso io di sapere cosa ci potremmo fare con il suo quaderno noi. Oh, penso che sia ancora un po' troppo presto per parlare di risoluzioni definitive. Diciamo che faccio parte di un'organizzazione che potrebbe avere uno scopo per un medico senza un braccio e senza scrupoli. Ho come il dubbio che si stia riferendo a me. Ne vede altri nella stanza. Si può fare, ma mi scusi un secondo. Fai una bella prova di costituzione. Tra l'altro in tutto questo c'è la scena parallela di lui che dice devo bruciarlo. Brucio di sicuro. 52 e sinceramente non ho proprio voglia di svenire e mi gioco 22 punti fortuna. Minchia. Quando arrivi a zero fortuna è proprio la tua giornata. Quando arrivi a zero fortuna semplicemente non hai più fortuna. E se ti fa fare un tiro di fortuna. Ma non c'è modo di avere altra fortuna? Zero. Campagne sì, facendo lunghe. Le campagne lunghe sì. Risolvendo fondamentalmente, cioè io aspetta, non sono sicuro, ma di solito Cthulhu è quando risolvi degli archi narrativi che tornano un po' di queste cose. Tipo in Trail of Cthulhu tu le cose a consumo che hai ti tornano quando hai finito tipo un capitolo. Cioè quando hai concluso un nodo della un capitolo importante della storia. Tipo ho ammazzato il drago di Dragon Age. Mi sto divertendo, devo dire. È male. È bello perché... Perché si muore. No, devi sopravvivere. Si può in realtà recuperare dopo ogni sessione di gioco?
ma dato che non usiamo i punti esperienza non usiamo nemmeno questa regola, chiaro, chiaro, perché i punti esperienza, voi vedete che avete delle caselle di fianco alle abilità, no? Mm-hmm. Ogni volta che usate un'abilità fate una X di fianco. Alla fine della sessione, per ogni abilità che avete usato in quella sessione, tirate il dado da 100. Se fate meno della vostra cosa, guadagnate i punti esperienza in quella cosa e la potete aumentare. Capito. Idem per la fortuna che la potete, quindi aumentare. Più te la alzi, più è facile aumentarla in questo caso, a differenza di sì. altri. Sì, esattamente. Però è anche un modo per incitarti a usare abilità diverse invece che fare sempre solo una cosa. Anche se la usi e fallisci? Sì, l'importante è che tu l'abbia usata. Cioè che tu ci abbia messo dell'impegno a fare qualche cosa. Vabbè, ciò aveva senso. Invece tipo io che ho più fucili che pistole, sarei invogliato ad avere sempre indietro un fucile, ma magari la usi la pistola perché te la alzi. Quale, però che ha lo stesso sistema. C'è un altro gioco che ha lo stesso sistema. Ce ne sono tanti perché la Chaosium ha poi usato il dado da 100 con questo sistema per un sacco di cose. Beh, parlando di altri giochi che ti invogliano a usare, come si dice, Seven Seas. Seven Seas, che per in singola giocata hai un più uno la prima volta che usi un'abilità, quindi sì, te li usano di più. Sì. Ad ogni modo non credo che ci possano fare molto con sul diario, tranne che distruggerlo. Non ci hanno capito niente per ora. Oh, fantastico. Quindi lei mi darà una mano a risolvere questo problema che dopo tutto non ho causato io, dato che non sono stato io ad andare nella piantagione senza essere richiesto e che non ho scassinato il mio stesso carro per prelevare i miei possedimenti. Come si chiama la dottore figlio non di so se scassinare il suo carro dell'autore di Strange Wyoming? Sì. È anche Green, anche lui era Green, no, non anche è sempre lui. Lui è sempre lui. Ah, okay. E qual era il dottore che era collega? Dottor Cook. Sì, ma non è di su. No. No. No, forse. Beh, però magari un nipote o un pronipote. Forse, chi lo sa. Aveva tutte e due le braccia, quindi è difficile sì, che fosse lui. Esatto. Però le perde detto poi, è giù, cioè, lui, funziona che le perde dopo. Esatto. Oppure ti dà un tonico che ti fa ricrescere il braccio. Perché appunto, vedi. E lì potremmo, no, scusa, cioè, probabilmente atto di forza. Da dire che io voglio fare quattro nella vita. Da grande voglio essere quattro. È incredibile come nulla di ciò che ho fatto io in realtà sia stato fatto da me. Oh, io non voglio dire che sia stato lei, io dico che lei era complice. Diciamo che ero presente. Era complice, quello che ho detto io. Mettiamola in questi termini. Ora immagino che i suoi compagni stiano tornando di nuovo alla piantagione, pensando di riuscire a fare qualche cosa. Boh, lo immaginerei, io mi sono perso l'ultima mezz'ora. Diciamo anche che restare a Oakridge in questo momento non ha nessuna utilità né per me né per lei. Per me direi a questo punto no, mi hanno anche abbandonato qui. E le consiglierei di uscire da questa città con una guida valida e capace a difenderla da ciò che potrebbe esserci lungo la strada. Ne conosce una? Sì, pare di sì, avrò solo bisogno di un piccolo obolo da parte vostra. Vostra intesa come plurale maestatis o... Sì. Ah, ecco. Ok. Ho solo bisogno che lei versi una goccia del suo sangue volontariamente in questa coppa. E ti allunga il bicchiere da cui stava bevendo. Io guardo per terra e vedo la poccia che ho versato volontariamente del mio sangue. Faccio, vabbè, ancora, Sì, è per quello. Tra l'altro lui era quello che c'aveva la cosa che quando lo picchiavi si faceva male agli altri. Dallo sterone sullo stivale mi pungo un dito. Ah, ottimo, un'ottima annata. Vedi che lo con tutto il vino che bevo lo butta giù. Mi segua, dottor Cook. E figurarsi se rimango qui sotto. Però prendo prima il bottino. Perché? Fa sangue. Esatto. Arriviamo un attimo a voi che arrivate alla piantagione. Ma niente, io cerco, immagino che ci sarà comunque una donna anziana. Ci sono parecchie guardie che stanno girando intorno alla piantagione, quindi se volete entrare di soppiatto dovete fare un tiro di furtività. Va bene, ci conosco un punto migliore per entrare? Sì, ci sono dei punti dove è più facile che le guardie non vi vedano, infatti tirate a questo punto con il vantaggio. Fortuna. No, tiri un tiro di furtività.
Cerco di creare anche un diversivo, se posso. Ok, per quello mi tiri un tiro di fortuna. Un diversivo tipo... Abbiamo una fiaccola noi? No. Ma c'avete un Kaiser? Non c'è un Kaiser. Niente, allora tento di furtività e basta. Furtività però la tiri col vantaggio, che vuol dire che tiri le decine due volte e tiri quello più basso. Ok. Quindi 59, 56, vediamo quanto avrei di furtività. La vedo difficile. 39, niente. Potrei spendere della fortuna? Sì, potresti spendere della fortuna. Prima vedo se era passato lui. No. Ho fatto 44. Non so, forse in voi tenderei a spenderla un po' di fortuna, visto che... Tu spendi fortuna? 44, dunque io devo spenderne 24, 60, sì. La spendo io. Anch'io allora. Piccato è una partita immonda. Riesci a trovare un punto dove le guardie non stanno passando e a muoverti abbastanza silenziosamente, nonostante la tua mole e il fatto di avere lui sulle spalle, che non ti sta rendendo la vita più semplice. Seamus lo segui mettendo proprio i piedi dove li mette lui per evitare di fare il minimo rumore, e proseguite in mezzo alla piantagione finché non arrivate dove ci sono i dormitori degli schiavi, che sono delle baracche, proprio quattro assi montate insieme alla belle meglio, dove dentro vengono stipati più schiavi possibili per avere meno baracche in giro, e infatti ci sono letti a castello da quattro. Ci sono guardie fuori anche? In questo momento di guardie qua ce ne sono poche, perché si sono spostate probabilmente quasi tutte verso la casa per difendere il padrone. Ok, allora appoggio il padrone fuori. Mm-hmm. Oh, stai qui. Arrivo sì, subito. Sì. E vado veloce dalla tipa. La trovi, si chiama Adede Alakija. Ha tenuto il suo nome africano. È estremamente vecchia. E quando arrivi la svegli, ma era più o meno nel dormiveglia, non stava dormendo profondamente. Sai che non dorme quasi mai. Gli parlo proprio piano nell'orecchio. Una maledizione ha colpito il padrone. Mm. Il padrone. Bene! Dobbiamo aiutarlo. Il giovane padrone. Lui è buono con noi. Sì, è sempre stato buono anche con la vecchia Adede. Vieni. E faccio proprio per prenderla di peso. Sì, sì, si fa prendere. Portarla fuori, cerco di fare molto silenzio. Ah, vedo un'ombra scura che si sta estendendo sul il giovane padrone. È la tua, spostati. Scusa. Che bello. No, vedi che la faccio sedere lì vicino. Mm-hmm. Vedi che lei prende qualche cosa da una delle sacchettine. C'è del fuoco in giro? Sì, vedi che ci sono delle torce. Perfetto, da fuoco al diario. Siamo dei piromani. Ah, ok. La domanda, no, le baracche. La domanda è, ma io ho mai detto che il diario stava nella borsa? No, io ho detto che prima a borsa aperta facevo così. Sì, prendeva tutto. Fai un tiro di fortuna. La prima cosa più importante era il diario. No, la domanda è... Beh, era la prima cosa, piuttosto che gli strumenti chirurgici, voleva il diario. 26. Sì, l'ha preso. Ok. No, perché non avendo detto niente, la mia idea è che l'avevo lasciato allo studio. E che però stava turlupinando il Grizzly. Quest'uomo purtroppo è oltre l'abisso, la sua anima non è più qui. Grazie vecchia. Non possiamo fare più niente per lui. Forse si può fare qualche cosa per il giovane padrone. Ucciderlo. Che cosa? Dagli fuoco. Trovare chi ha lanciato questa maledizione e ucciderlo. Quindi impossibile. Il dottore, no? Eh sì. Dobbiamo ucciderlo. Ti dico, vedi come faccia. Il dottore ha un'aura fredda intorno a sé. Non è vicino a Iloa. Abbiamo visto un uomo morire e rialzarsi, non molto lontano da qua. Mm. Beh, noi stiamo parlando ovviamente in francese, no? Immagino, io e lei, non so se vi parla francese. Io sì, lo conosco, cioè nel senso lo conosco, posso vedere se riesco a capire. Sì, tira. No.
capisci qualche cosa qua e là, hai capito ombra, hai capito uccidere, che sono parole abbastanza facili da capire. Però ti sei perso buona parte del discorso. Ma il diario brucia nel frattempo? Sì, sì, il diario brucia a fuoco normalmente. Ok, perfetto. Cosa dobbiamo fare? Gli dico dell'uomo che si è rialzato. Solo il fuoco può purificare. Noi dobbiamo prendere le torce e andare dove questi uomini muoiono e mettere fine a questa cosa. E stare molto attenti, perché non solo i morti cercheranno di mangiare la nostra anima, ma anche i bianchi cercheranno di ucciderci, come fanno ogni giorno, e oggi ancora di più. E se diamo fuoco a tutto? Sì, è sempre un po' la Trump card di fare. Non sai cosa fare, dai fuoco. Dobbiamo radunare gli uomini più forti e uccidere il dottore. Puoi aiutarci? Puoi parlare con i tuoi guerrieri? Questa cosa che in realtà ci sono due dottori mi preoccupa un po', perché dobbiamo uccidere il dottore. Vabbè. Tutti e due è meglio. Visti i personaggi. Sono assolutamente d'accordo, anche se non ci sono. Visti i trascorsi. Sì, possiamo parlare. Aspettate qui. E vedete che lentamente si avvia verso una delle baracche. E io intanto ti traduco quello che più o meno quello che abbiamo detto, soprattutto la parte finale. Io porgo a Tom un coltello e gli dico: vuoi farlo tu? Sì, dai, non che cosa? Vedete che la mia mano è stranamente rattrappita in un segno. Cioè il mio dito medio è rivolto in una quando sarà reazione. Il momento, vuoi farlo tu? Ma vedi che prende il coltello e me lo metto e lo mette nel collo di Henry. Lo appoggio qui per adesso. Trova delle corde per legarlo. 98. Il padrone era buono con me. Lo so che era buono con te, è per questo che ti do l'opportunità di legarlo. Era buono anche con me. Beh, ti leggo. E mentre lo leghi si chiude anche questa puntata di Fumble, il richiamo di Cthulhu. Fumble! Di già, sono le 11:20. Quanto vuole il tempo quando ci si diverte? Quanto vuole il tempo quando non servono i mostri per ammazzarsi? Esatto. Con le migliori intenzioni, proprio. Quanto vuole il tempo quando scappi? Vedi, e comunque inizia a leggere le voci nella testa. Lo colpisco alla rotula così non lo insegue. 97, bam! Cerco di curarlo, 97, no, lo curo io, 100. No, tu ce l'hai. Le migliori intenzioni tradotte nei peggiori risultati. Fumble. La lega degli straordinari serial. Vedi che c'è un motivo per cui i miei personaggi, anche quando avevano i incantesimi di cura, non li hanno mai lanciati. Ah, per quello. È la maledizione di Manto. Che non riesce a curare. No. Io spendo tutti i punti fortuna per arrivare in Italia. Ok. Lui è... Dove vai di bello? Liguria, Napoli. Non lo so, dov'è che arriva un emigrante da lì? Dov'è che vai? In genere era nel senso opposto. Esatto. E appunto, pensa quanto ci devo rimanere di merda, fa. Perché sei venuto di qua? Te preoccupare. Quindi diciamo, voi andate, ma andate, più case libere. Quindi arrivi in Sicilia. Sì, probabilmente sì. Quindi questi ti vedono arrivare e e poi vedo che scappo, sai, tipo che si ferma la nave, i topi escono e io sulla corda insieme ai topi che scappo con loro. Quello che avete ascoltato era il richiamo di Cthulhu. Grazie. Era il richiamo di Cthulhu, la seconda puntata del richiamo di Cthulhu. Abbiamo giocato alla 7ª edizione. Il link per comprare il manuale lo trovate nelle note alla puntata. Yeah. Se vi piace Fumble potete fare delle cose per noi. Innanzitutto fare un sacrificio. Non medicate i vostri amici. Non medicate i vostri amici. No. Fate un sacrificio agli antichi dei, che forse è meglio. Sì. Evitate chiunque si chiami Greenwood o Cook. Soprattutto Cook. Greenwood no, perché comunque ha scritto D&D, quindi. Allora, Cook, tecnicamente parlando, l'unico vero errore è stato lanciare il bastone al collo di
Ma che, non è, che poi è stato un tiro sbagliato, perché in realtà tu hai anche fatto cose intelligenti, no, per tutto questo tempo. è stato probabilmente il personaggio più efficiente di tutti, però. Però hai cercato di uccidere il mio padrone e poi ci sei riuscito. A me è piaciuta molto la combo di... Ah, per caso origlio quello che sto dicendo a lui, che sto vendendo il dottore e tu ti trasformi a causa mia. Esatto, bellissimo. Beh, stavo dicendo le cose che potete fare per noi. Le cose che potete fare per noi sono andare su famogdr.it, comprare i nostri gadgets o comprare il manuale così che sono obbligato a comprare una sedia nuova, sì, o comprare le miniature di Hero Forge. Esatto, darci una valutazione a... potete lasciare una votazione a 5 cesoie, sì, ormai sono il simbolo della partita su iTunes, lasciare delle recensioni, perché così chi non ci conosce è più facile che ci trovi. Potete anche fare più attivamente evangelismo, e cioè andate sulle bacheche dei vostri amici e dite: oh, questi qua giocano a qualche cosa per 2 ore e mezzo. L'altra cosa che mi raccomando, così a qualche cosa, perché effettivamente dire a cose è difficile, no, infatti dipende di settimana in settimana. Potete anche andare su QWERTY.it e lasciare una donazione o diventare soci di QWERTY. E l'ultima cosa che potete fare è, se vi piace giocare di ruolo ma non ci giocate mai, o ci giocate poco, o non ci avete mai giocato e volete iniziare, o semplicemente avete voglia di passare un martedì sera a fare i cazzoni, potete venire martedì prossimo alla Forgia degli Eroi. Io farò giocare un gruppo di Cult, la beta della nuova versione di Cult. Nice. Oh yeah. E se il gruppo diventerà troppo grosso, comunque ci sono altri gruppi, tipo altri 6 gruppi in cui potete giocare a Pathfinder, a Sine Requie, a Vampiri. Ah, non è serata horror. No, la serata horror era martedì fatta. E infatti abbiamo iniziato Cult. Ah, perché lo devi finire. Sì, però c'è spazio per altre persone al tavolo, eventualmente. Dai, non so cosa volevo venire, perché volevo provare a fare Dread. Dread verrà provato anche quello più avanti. Il problema è che il martedì mi sono portato 18 manuali e pesavano tutti. Quindi Dread, che anche Jenga era da portare, l'ho lasciato a casa. Però venite alla Forgia degli Eroi, intorno alle 8, 8 e mezza si fanno i tavoli, si inizia a giocare e si va avanti fino alle 11 e mezza, mezzanotte, finché non ci sbattono fuori, sostanzialmente. Detto questo, noi ci sentiamo settimana prossima, a questo punto con la conclusione del richiamo di Cthulhu. Ormai Andrew poverino è a Barcellona. A Barcellona, quindi è dato per spacciato. Esatto. Me lo merito anche. Padrone. Vabbè. E ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata. Andate a lasciare recensioni, votazioni. Sì, Fumble Now. Medicamenti. Fumble Now. Buonanotte. Non usate boccette che trovate in giro. No. Su stracci. Soprattutto se c'è manto in giro. Esatto, soprattutto non medicate qualcuno facendo un tampone con uno straccio lercio. Per favore. Che è lì dalla precedente guerra. Dall'anteguerra, letteralmente. Cioè, volevo rendermi utile. Ci hai provato, le intenzioni erano buone. Sì, buonissimo. Ai dati non si comanda. Buonanotte. 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 E comunque la cosa bella, tu hai detto che arrivo in Sicilia. L'anno dopo è quando l'esercito di Garibaldi va.